Bene, buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro culturale Periferie Competitive organizzato dall'Associazione Amici di Vittorio Veneto che ho l'onore di rappresentare con il patrocinio della città di Vittorio Veneto, il liceo Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto, Sierra Valle Viva, Fondazione Proloco Italia, l'Ordine degli Architetti di Treviso, Belluno e Pordenone, Fondazione Architettura Treviso, Ordine degli Ingegneri di Treviso, Ordine dei Chimici e dei Fisici di Treviso, l'ASCOM Confcommercio di Vittorio Veneto, il Rotary Club di Vittorio Veneto e il Rotary Club di Conegliano. E permettetemi di ringraziare anche i nostri sponsor, perché se non ci fossero stati il loro aiuto non avremmo potuto realizzare questo evento. E li ringrazio vivamente. La ditta TRM Est, la banca Unicredit, lo studio legale BM Associati, le sorelle Bronca, la fondazione Silla Ghedina di Cortina, l'azienda Battaim e la ditta Flora Garden Bet per gli allestimenti floreali. Un grazie veramente di cuore a tutti. E per me oggi è una grande emozione essere qui in questa sala che ci ospita, questa sala molto elegante del seminario, l'Aula Magna del Seminario Vescovile, un palazzo neoclassico che conserva due importanti musei, un museo di scienze naturali con delle collezioni molto importanti dal punto di vista geologico, degli fossili, di minerali. Lo dico per gli architetti e gli ingegneri qui in sala, che sicuramente per motivi professionali studieranno questa materia geologia per studiare appunto la struttura del territorio. E infatti Vittorio Veneto è circondato da colline moreniche, che è un punto anche di interesse dal punto di vista geologico, e sappiamo tutti che il versante verso Val Dobbiadene sono state dichiarate patrimonio dell'umanità, a cui poi ha avuto tanto successo anche il Prosecco. L'altro museo è il Museo di Arte Sacra, che si trova al secondo piano, e permettetemi, perché vorrei fare un appello perché possa essere riaperto al pubblico ed essere messo in sicurezza, perché contiene delle opere veramente straordinarie. Il trittico del Tiziano, che è stato conservato e custodito dall'occupazione tedesca, che se, altrimenti ne avrebbe fatto saccheggio, il trittico del Giambattista Cima da Conegliano, di un quadro di Francesco da Milano, ma anche delle opere pittoriche, una collezione donata dalla famiglia Fogazzaro, perché la figlia di Antonio Fogazzaro, il noto scrittore, visse a lungo qui a Vittorio Veneto, e l'associazione Amici Vittorio Veneto dedicò anche un convegno. Ma oltre opere di tema sacro, ci sono anche delle opere importanti, una collezione di anelli pastorali, di cui uno donato dal Papa Pio X, e di grande rilievo antropologico le teste di Zasta, che della tribù dell'Amazzonia, che io le ho studiate in antropologia culturale e poi me le sono trovate qui vicino a casa e non sapevo e non conoscevo. Ma Vittorio Veneto non ha soltanto questi bei musei, il museo anche nella nostra piazza, il Museo della Battaglia, Museo del Cenedese e tantissimi bellissimi palazzi a Sieravalle, come il Palazzo Minuccio Minucci, che fu abitazione della medaglia d'oro Camillo De Carlo, a cui anche noi abbiamo dedicato un convegno, e fu il primo 007 della storia italiana. Collaborò fino alla morte con il governo italiano nei servizi segreti. E Vittorio Veneto non è bello solo, non è importante e non è competitiva solo per queste bellezze artistiche e architettoniche, ma anche per un aspetto industriale, commerciale. Ricordiamo tutte le aziende di filatura che sono sorte lungo il fiume Memeschio, e cito qualcuna: Cini, Bottoli, Torres, la torcitura Marinotti. Franco Marinotti fu un grande imprenditore, tra i più importanti del Novecento, a cui anche noi abbiamo dedicato un convegno all'Associazione Amici di Vittorio Veneto. E ricordiamo anche l'azienda Carnielli, con la mitica bicicletta Graziella, è nata qua a Vittorio Veneto. Vittorio Veneto lo possiamo dire che sia competitivo, ma lo sarà anche per il futuro,
Di questo ne parlerà poi l'avvocato Bruno Barel, che ringrazio moltissimo per l'aiuto che ci ha dato, per la collaborazione, per il sostegno e per aver teso questa rete di relazioni sociali e aver portato qui, grazie a lui, tante persone di grande spessore e di grande eccellenza. E lascio comunque a lui il compito di presentarvele. Io spero che questo convegno sia un punto di riflessione per tutti noi presenti, ma anche per quelli che ci seguiranno, grazie alla registrazione di Elisa Marchesini, che ringrazio della collaborazione. E spero anche che questo convegno sia anche un punto di crescita culturale e professionale per i giovani qui rappresentati dal liceo, manca Antonio Framigno, perché siete voi ragazzi il nostro futuro. E vi ringrazio di essere qui presenti, ringrazio i vostri docenti e soprattutto la vostra dirigente scolastica, Emanuela Darè, che invito per un saluto. Accogliamola con un applauso. Grazie, buongiorno a tutti. Io vi ruberò solo un qualche minuto, ma ho veramente subito accolto con grande interesse e curiosità l'invito a partecipare a questo convegno, perché all'epoca non avevo ancora letto il testo dei professori Bucciumi e Corò, ma ho ritenuto comunque che fosse il tema di questo testo potesse in qualche modo ripercorrere e sintetizzare ciò che il liceo Flaminio da tanti anni si sforza di fare con e per i suoi studenti, e per questa ragione mi è parso insomma opportuna questa collaborazione ed estendere anche la partecipazione ai ragazzi che sono qui presenti, che sono le classi terminali del liceo classico e due delle classi terminali dello scientifico. È infatti convinzione molto radicata nella scuola che, per dirla con un'espressione che peraltro è spesso presente nel testo periferie competitive, si debba in qualche modo avvertire una sorta di obbligo istituzionale che impone di essere interpreti anche alle scuole del genius loci, impegnandosi quotidianamente in una collaborazione che sia a supporto dell'ecosistema imprenditoriale del nostro territorio, per poter offrire proprio agli studenti la possibilità di conoscere la realtà in cui sono nati, risiedono e nella quale possono anche condurre poi la loro vita futura come cittadini e come professionisti. Molti capitoli di questo testo che ho letto con grande passione, in realtà mi sono anche alla fine apparsi veramente come pagine di ispirazione futura per l'operato della scuola, ma anche di interpretazione del presente dell'operato della scuola. Nel senso che i progetti di collaborazione che noi stiamo attuando da anni e che vedono impegnato il liceo con un pool di aziende che ringrazio ancora e per le quali veramente è lodevole la lungimiranza, in realtà rappresenta proprio la decisione di la realizzazione pratica di una scommessa, che è appunto quella della collaborazione con un liceo, che sicuramente è un luogo di formazione. È vero che le università debbono avere un ruolo maggiore nella formazione degli studenti, perché è più immediato per loro poi l'inserimento nel mondo del lavoro, ma è vero anche che in questa economia della conoscenza un ruolo importante deve essere attribuito ad un liceo, ed è quello che noi quotidianamente ci sforziamo di fare e che è stato ed è possibile grazie proprio ad una proficua collaborazione veramente con l'imprenditoria del territorio, che offre grande possibilità ai nostri studenti, per cui ringrazio anche per questo convegno che penso sia un'occasione ulteriore per loro di riflessione. Grazie. Grazie. Ora vorrei invitare per un saluto l'assessore alla cultura Antonella Uliana, il sindaco della città Miatto, Antonio Miatto, e le sue eccellenze il vescovo Monsignor Corrado Pizzuolo. Antonella, grazie. Allora, grazie a tutti i nostri illustri ospiti per essere qui oggi e grazie a voi per essere presenti in sala. Io ci tengo a dire perché è nato questo convegno con la collaborazione degli amici di Vittorio Veneto. Nasce tutto da qui, da questo libro, Periferie competitive, lo sviluppo dei territori nell'economia della conoscenza.
È una riflessione che ci siamo sentiti di poter portare all'interno della nostra città, in quanto gli autori, che sono il professor Giulio Buciuni e il professor Giancarlo Corò qui presente, sono partiti da una analisi della realtà a livello mondiale ed anche direi da quello che ho potuto percepire da una preoccupazione, e cioè il tema è quello della concentrazione in poche aree metropolitane di quelli che sono gli aspetti legati alla ricerca, all'innovazione, al capitale umano. E questo porta di conseguenza alla marginalizzazione degli altri territori che ovviamente ne soffrono. Quindi come è possibile, se è possibile, invertire la tendenza? Ecco che leggendo questo libro, e questo vorrei che fosse appunto il tema importante oggi di riflessione, gli autori ci portano degli esempi, partendo dalla considerazione che effettivamente questo tipo di realtà che ha aggregato in poche zone quindi la ricchezza e le competenze e l'innovazione, sta comunque dimostrando, per esempio in territori come l'America, una certa fragilità. Ed è una realtà che si è diffusa in Cina e anche in Europa, seppur in misura ridotta. Poi pensiamo al tema Italia e capiamo come sia particolare la nostra situazione, che da sempre vede il nostro territorio diviso dal punto di vista economico tra il nord e il sud. Ma ecco che allora loro, e questo è l'aspetto interessante, sono andati a cercare nel mondo quali sono le realtà che hanno dimostrato come ci può essere l'inversione di tendenza, cioè come anche delle periferie possano diventare competitive. E quindi sono partiti dall'Irlanda, hanno compiuto un viaggio, una città a 200 km da Dublino, e lì c'è la possibilità di diventare competitivi, c'è stata la possibilità di diventare competitivi perché ci sono stati finanziamenti, hanno avuto la capacità di attirare finanziamenti delle multinazionali sul settore biomedicale. Oppure nella Carolina, nel North Carolina, dove c'è stato, altro tema interessante, un coincidere degli interessi della ricerca dell'università con l'impresa. Oppure nella zona carbonifera, importante zona carbonifera e siderurgica della Ruhr, che hanno saputo reinventarsi una nuova vita andando a focalizzare la loro attenzione proprio su quegli aspetti che erano stati resi marginali dalla produzione precedente, e cioè, e questo è molto interessante, ambiente, patrimonio culturale e ricerca scientifica. Ecco, c'è anche il caso dell'Italia, magari ce ne parleranno, ed è il caso della Via Emilia, unica, loro dicono in questo saggio, che è riuscita in qualche modo ad emergere uscendo da quella che è quello che è il cappello d'ombra dell'area Milano, che in qualche modo ancora va ad interessare le regioni come il Piemonte, la Lombardia, ma anche, pare di capire, il nostro Veneto. Ecco, quindi come è possibile invertire la tendenza? Qual è, e qui già faccio una domanda, la realtà che voi vedete per una zona come quella di Vittorio Veneto, che indubbiamente è una zona periferica, una città e i suoi rapporti con una zona industriale importante dove ci sono aziende sempre più internazionalizzate, e una realtà quindi che mi pare di capire, perché mi è piaciuto molto in questo libro, che viene definito dagli autori come la volontà di dare una sorta di cassetto di attrezzi concettuale, operativo, per quelle realtà che vogliono andare incontro a questa inversione di tendenza, che vogliono investire sul proprio territorio, valorizzarlo, per creare sostanzialmente benessere sociale. Ecco quindi la prima domanda che pongo è proprio questa: la realtà di Vittorio Veneto, come la vedete?
Come può diventare, o lo è già magari per certi aspetti, la nostra zona una periferia competitiva? Da un certo punto di vista io credo che sì, lo possa già essere, perché la ricetta che voi date, se non ho capito male in questo libro, è quella di, per le imprese, di far riferimento a delle specificità culturali, ecco che c'entra molto, io sono assessore alla cultura, anche questo aspetto, culturali e di tradizione del territorio. È il tema del genius loci a cui si faceva riferimento anche prima, ma non basta questo. Da quello che voi dite è importante che gli imprenditori sappiano sviluppare questo aspetto, ma soprattutto entrare in relazione, fare rete, l'internazionalizzazione delle idee, la condivisione, perché con il protezionismo e quindi tornando indietro, facendo marcia indietro per evitare questo problema, non si va da nessuna parte. Ecco, io credo di aver già dato degli spunti e grazie a tutti. Sua Eccellenza, l'ho fatta stare in piedi. Le passo. Mi trovo in mezzo tra il potere temporale e il potere religioso. Passo la parola ora al sindaco per un saluto. Buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti dell'intera amministrazione, oltre che il mio, e dell'intera città. Vorrei innanzitutto ringraziare gli amici di Vittorio Veneto, che aiutati anche da sponsor e relatori che gentilmente si sono prestati, con ritmica martellante ci regalano convegni di assoluto interesse, declinando in modo territorialmente contenuto quelli che sono temi generali estremamente importanti. Io direi che è un po' difficile per me considerare periferia il nostro territorio, perché io lo vedo meglio come un unicum esteso, non concentrato come popolazione, ma nel quale da sempre ci sono delle competenze, da sempre si può intravedere questa economia della conoscenza, perché viene declinata sia nel settore primario, vedete come è cresciuto specialmente negli ultimi anni, che anche nel settore industriale, dove abbiamo delle vere e proprie eccellenze. Strategico invece considero il fatto di poter analizzare questi fenomeni, analizzare questa branca dell'economia con menti e occhi esterni a Vittorio Veneto, perché alle volte, continuando a farlo noi, magari stratifichiamo convinzioni che forse è meglio far analizzare anche da altri, per non rischiare di errare nell'indirizzo che diamo alle cose. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Sua Eccellenza. Vi saluto tutti, vedo con piacere un bel numero di ragazzi, spero che sia utile di non stancarli con i nostri discorsi. Io sono qui a Vittorio Veneto del 2008 e devo dire che mi sono chiamato fortunato. Lei ha fatto una carrellata di cose belle di Vittorio Veneto, ma ce ne sarebbero certamente anche altre, grazie. Periferia Vittorio Veneto, sì, un po' periferia, sì, certo, rispetto a Venezia, Milano, però teniamo conto che Vittorio Veneto è del VI secolo città episcopale, non perché io lo sia, ma non è di tutte le città, quindi non è tanto periferia. Tra l'altro aggiungo anche che l'urbanistica del Veneto è caratterizzata da una urbanizzazione diffusa, quindi anche il rapporto centro-periferia c'è, chiaramente, ed è quasi inevitabile, ma non è così accentuato come altri luoghi. Quindi io credo che la competitività delle periferie può essere più che competitività conflittuale, una competitività di emulazione e di crescita delle relazioni, credo che sia questo. Pensando a Vittorio Veneto, mi ha sempre colpito i borghi di Vittorio Veneto, che avevano una vitalità eccezionale. Che Marin avesse una scuola elementare sembra assolutamente incredibile, però è vero. Quindi le periferie hanno avuto una vitalità e una importanza che io credo sia giusto anche ricordare e valorizzare. Quindi ben venga questo convegno, grazie a chi l'ha organizzato. Grazie a lei.
Grazie, potete accomodarvi. Ed ora vorrei invitare, purtroppo il coordinatore per motivi di salute oggi non ci sarà, ma al suo posto gradirei che conducessero l'avvocato Bruno Barel e Antonella Uliana. Buongiorno, non sono Paolo Possamai, come si vede. Paolo Possamai mi ha scritto stamattina che ha avuto un problema di salute stanotte, che è mortificatissimo, di portarvi tutto il suo saluto. Io rimando tutto il nostro migliore augurio e quindi non potrà essere con noi. Sapete che Paolo Possamai è il direttore editoriale del nuovo gruppo mediatico di media e multimedia del Veneto, e dal 1 novembre coordinerà tutte le reti, alcune reti televisive, molti quotidiani regionali. Era un'occasione anche per sentire dalla sua voce il futuro dal punto di vista della comunicazione nel territorio del Nord-Est. Sarà per la prossima volta, mi ha già promesso che si farà perdonare con un nuovo convegno, e quindi oggi io e l'assessore Uliana cerchiamo di, in qualche modo, di fare ciò che avrebbe fatto meglio di noi lui. E abbiamo un parterre qui eccezionale. Io devo ringraziare chi è in platea, sono tutti amici, ma devo ringraziare chi è venuto da lontano qui sul palco per un gesto di amicizia verso di me, ma anche verso Vittorio Veneto. Quindi questa loro attenzione rivolta alla città e quindi alla comunità di questo territorio è un grande gesto di attenzione che certamente tutti noi apprezziamo, perché portano oltretutto, oltre che l'amicizia, la competenza e la visione che è loro consentita dalle loro responsabilità, dalla loro esperienza, ma anche dal loro ruolo fondamentale nel tessuto del paese economico e culturale. E come vedremo, ciascuno ha una sua prospettiva di lettura molto interessante, che sarà come un caleidoscopio che ci aiuterà a leggere il tema per il quale siamo tutti grati a Giancarlo Corò, professore di economia internazionale a Ca' Foscari, editorialista in molti quotidiani regionali, fa molte cose, non le sto a elencare, ma in questo caso penso che abbia una soddisfazione particolare, perché molte volte la ricerca scientifica è anche solitudine. Molti saggi ci riscriviamo, ce li leggiamo fra di noi in famiglia, ma poi non è che incidono sul territorio. Penso che per un ricercatore del suo livello, vedere immediatamente la messa a terra delle sue riflessioni e la forte condivisione nel territorio sia un motivo di soddisfazione. È per questo che però gli chiediamo anche uno sforzo di aiutarci rapidamente, non tutti hanno letto il libro, di aiutarci a capire un po' la sua tesi, e aiutarci in questo in pochi minuti è un'impresa titanica. Però poi spero che tutti leggeranno il libro e quindi avranno modo poi di approfondire questi temi ai quali potrà solo accennare. Grazie Giancarlo, a te la parola. Intanto volevo fare un ringraziamento, tutt'altro che rituale, a Bruno per aver organizzato questa iniziativa, e ovviamente a quanti insomma hanno partecipato, sia questa qualificata tavola qua di discussione, a cui ne seguirà una tra l'altro anche con altri importanti attori insomma del sistema produttivo locale, ovviamente le autorità, insomma saluti già, devo dire, l'assessore Uliana ha già fatto una lettura del testo, di cui la ringrazio. Vorrei partire a questo punto proprio dalla fine del libro, no? E nel senso, quando ci poniamo il problema di quale strategia adottare, e al di là di una serie di azioni, se vogliamo, di leve, no, sulle quali puntare, in realtà c'è una condizione generale che noi diciamo è, come dire, il fatto che ci sia un gruppo dirigente, una comunità, che decide di investire sul futuro di un territorio, che, come dire, intende proprio giocare sul futuro del territorio, no? Ecco, io credo che anche solo aver organizzato un'iniziativa come questa, insomma, no, questa ampia partecipazione, dà una risposta a quanto sia l'assessore Uliana sia anche il sindaco ponevano, il fatto se Vittorio Veneto ha le caratteristiche per essere un territorio competitivo. Ovviamente l'uso anche nel
titolo del libro, no, di periferie, insomma, un po' un significato provocatorio, un po' quasi, diciamo, come si dice, un ossimoro, no? Cioè un sostantivo che contraddice l'aggettivo, no? Perché è difficile immaginare, appunto, la periferia ha una sua connotazione negativa. Ecco, se Vittorio Veneto può essere un territorio competitivo, secondo me lo vediamo già dalla partecipazione a questa iniziativa, e quindi la risposta secondo me è affermativa. Però per fare questo e per arrivare, poi non è che, insomma, ce lo raccontiamo tra di noi, sono anche processi lunghi e difficili che vanno costruiti, quindi bisogna anche aver chiaro qual è il quadro, qual è lo scenario all'interno del quale ci muoviamo, che è questo da cui muove poi il libro, no? Perché, diciamo, il libro sostanzialmente potremmo dire è diviso in tre parti. Una prima, in cui cerchiamo appunto di analizzare le tendenze dello sviluppo e della geografia dello sviluppo, dell'innovazione, del lavoro nel nuovo scenario dell'economia della conoscenza. Una seconda parte che cerca di spiegare perché abbiamo questo processo, già l'assessore Ugliana l'ha anticipato, di tendenziale polarizzazione di processi innovativi, e una terza parte nella quale appunto cerchiamo, a seguito anche delle preoccupazioni che questo di fatto sta generando nelle aree dove questo fenomeno è più avanzato, appunto gli Stati Uniti, anche quali possono essere delle soluzioni per un'economia più inclusiva, in cui, diciamo, le condizioni dello sviluppo siano più distribuite tra i territori, perché questa concentrazione non fa bene, non fa bene all'economia, non fa bene alla democrazia. Ecco perché questo libro nasce appunto da una preoccupazione anche abbastanza forte, da cui, diciamo, proprio già nell'introduzione noi prendiamo avvio. Allora, per quanto riguarda lo scenario è che noi siamo entrati in una nuova fase dell'economia, no? Noi abbiamo avuto diverse fasi, insomma, tutto sommato il nostro territorio è cresciuto soprattutto in una fase che chiamiamo, insomma, del capitalismo, della specializzazione flessibile, delle piccole imprese, dei distretti. È stata una fase importante, che è succeduta alla crisi di una fase precedente, che vabbè, fordismo, no? Cioè questo processo di grande concentrazione industriale che caratterizza, se adesso senza farla troppo lunga, diciamo, della storia, ma se immaginiamo le fasi, no, di processi di sviluppo dal secondo dopoguerra, noi possiamo dire che, insomma, c'è una prima fase che, diciamo, chiamiamo appunto di grande sviluppo industriale, etichettata come fordismo, insomma, nel senso della organizzazione, no, delle grandi fabbriche, che in effetti vede anche una sua geografia, peraltro anche in Italia, il triangolo industriale, grandi concentrazioni, no, di carattere urbano, metropolitani, anche grandi spostamenti di popolazione, no? Pensate che dal sud si sono mosse 4 milioni di persone, diciamo 2-2,5 sono andate al nord, gli altri se ne sono andati invece fuori dall'Italia, no? Quindi, come dire, grande, no, anche cambiamenti, no, nella geografia, tratto con una popolazione che si spostava, che tendenzialmente era, come dire, alla ricerca di, ovviamente tutti vanno alla ricerca di migliorare le proprie condizioni, ma da chi partiva veramente da livelli molto bassi, no? Non diciamo proprio disperati, però, insomma, voglio dire, la migrazione era, insomma, in questo senso selettiva, cioè partivano veramente quelli poveri che non avevano appunto condizioni appunto di sostentamento o comunque, diciamo, di lavoro dignitoso dove erano, no? Bene, questo ha creato una sua geografia. Dopodiché c'è stata una fase, quella che ha premiato un'area come questa, in cui, per ricordare anche il titolo di un libro, insomma, di tanti anni fa, scritto tanto da amici come Bruno Anastasia e Enzo Rullani, La nuova periferia industriale, no? Un libro degli anni Ottanta che descrive come quest'area era diventata centro, invece, no? Di una sperimentazione di un nuovo capitalismo, appunto un capitalismo delle piccole imprese, dei distretti, che riusciva a essere competitivo rispetto al fordismo, riusciva a rispondere meglio alla varietà, alla variabilità, no? della domanda, che era peraltro e dei consumi, no? Che il fordismo invece come produzione di massa non riusciva in qualche modo a rispondere, in ragione tra l'altro del successo del fordismo, è il benessere che crea anche queste condizioni appunto di una domanda diversa, ovviamente le tecnologie che rendono possibile frammentare la produzione, e anche un quadro geoeconomico che cambiava con l'Europa, che andava verso processi di integrazione e che quindi favoriva, ad esempio anche con lo spostamento poi verso est, anche aree come queste, no? Ecco, l'idea della Terza Italia, del Nord-Est, no? E così via. In realtà, attenzione, perché anche questa fase in un qualche modo si chiude, no? O si sta chiudendo, attenzione, nessuna fase poi si chiude definitivamente, insomma, no? C'è una sua inerzia che si proietta anche in quelle successive, ma oggi siamo entrati in una fase nuova in cui il fattore chiave è quello della conoscenza, ecco l'idea dell'economia della conoscenza, no? Che significa poi, adesso conoscenza, essendo anche qua presenti tanto molti studenti, significa certamente, insomma, no? Acquisire, come dire, informazioni strutturate, no? Ma
In generale, ecco, dal punto di vista economico, significa che cresce la componente intangibile della produzione, cresce il ruolo invece del capitale fisico che è fatto da strutture, da attrezzature e in qualche modo anche da grandi infrastrutture, e cresce quello invece del capitale umano. L'importanza del software, l'importanza dei brevetti, l'importanza della ricerca scientifica, l'importanza delle relazioni. Ora, queste sembrano cose, come dire, così, appunto, bene per un convegno. Bene, ci sono due economisti inglesi, Haskell e Westlake, che hanno appunto cercato di analizzare, uno dei quali peraltro lavora alla Banca Centrale Inglese, che cercano appunto di analizzare quanto queste componenti intangibili, quindi siccome sono anche inafferrabili, difficili anche a misurare, contano nei bilanci delle aziende. Bene, Stati Uniti e UK in realtà in questi bilanci contano più di quanto contano in termini di capitale, di valore del capitale, di quanto conta il capitale tangibile. Ora, questo fenomeno, cioè, magari chi vorrà insomma, può approfondire appunto nel libro, il titolo tra l'altro del libro di Haskell e Westlake, anche in questo senso è una provocazione, no? Capitalismo senza capitale, no? Senza un capitale tangibile, no? Che crea quindi molta più mobilità, molta più mobilità. E per noi, partiamo anche proprio da questa considerazione, il fatto che questo, diciamo, questa economia sia molto più mobile, ovviamente dà paradossalmente più importanza proprio alla geografia, ai luoghi nei quali la produzione si svolge, no? Perché diciamo, non si eredita una localizzazione, ma la si sceglie. Ecco perché è importante quindi che i territori abbiano alcune caratteristiche per attrarre questi intangibili, no? Che tuttavia hanno alcune caratteristiche. Adesso anche qua, senza farla troppo lunga, passiamo alla fase appunto esplicativa, o quantomeno interpretativa, in cui cerchiamo anche di capire questo fenomeno di polarizzazione. Magari ecco su questo, mi permetto solo di dire, so che siamo in tanti a parlare, quindi devo farla breve, però insomma mi limito a dire quali sono le variabili che noi consideriamo, in termini appunto di geografia, appunto dello sviluppo generato da questa economia. Noi studiamo appunto dove si concentrano i brevetti, la produzione scientifica in termini di pubblicazioni, dove si pubblica di più, in che aree, dove si generano più brevetti. Ovviamente guardiamo dove vanno i talenti, dove vanno i talenti, che mobilità hanno, se nella fase fordista la mobilità è stata principalmente diciamo di persone di basso livello, di qualificazione, e che andavano a popolare, no, le grandi fabbriche del nord oppure la produzione insomma, di larga scala degli Stati Uniti, che tipo invece di mobilità c'è nell'economia della conoscenza, no? Quindi anche i talenti, poi in realtà andiamo anche a studiare la finanza, a proposito, aspetto sicuramente fondamentale per l'innovazione, essendo l'innovazione un investimento a rischio con resa differita nel tempo, no? E quindi diciamo in cui la finanza conta moltissimo, e andiamo poi anche a vedere altri due fattori che solitamente non vengono considerati, che sono i valori immobiliari e i comportamenti elettorali. Anche questi sono due aspetti, riteniamo, di un certo valore. Se volete, insomma, tutto va verso come dire, di queste variabili, adesso che insiste molto nel descrivere, no, i risultati, ma tutto va verso un processo di polarizzazione, no? Noi in particolare studiamo gli Stati Uniti, un po' perché diciamo dice più ricerca su questo fenomeno, un po' perché è una frontiera avanzata, un po' perché effettivamente la libertà di movimento è maggiore, ma anche tende a anticipare processi che poi si possono manifestare sicuramente in Europa, no? Che insomma voglio dire più vincolata ad alcuni confini nazionali, comunque vede una crescita di mobilità che tra l'altro vediamo in particolare il fenomeno dei talenti, no? Dei nostri ragazzi. Questo tra l'altro credo che sia il fenomeno chiave oggi, bene, nella ricerca che noi cerchiamo nei dati, insomma, che cerchiamo di verificare, analizzare anche attraverso appunto altre ricerche, quello che vediamo è che effettivamente oggi chi si muove di più sono invece le figure più qualificate e diversamente dal passato i laureati vanno dove ci sono altri laureati, quindi non è come nel passato in cui i laureati andavano dove non ce n'erano o aumentavano di più dove non ce n'erano, quindi con un processo di convergenza, oggi invece il processo genera divergenza. Perché questo avviene? Beh, questo avviene perché la conoscenza appunto ha caratteristiche particolari. Anche qua mi limito a due variabili che riteniamo diciamo importanti, che sono dette da Haskell e Westlake, no, che sono, vabbè, adesso in inglese, synergy spillover, no? Spillover, cioè spillover significa traboccamento. La conoscenza è difficile
È difficile appropriarsi della conoscenza, no? Chi produce conoscenza, diversamente dalla macchina, compro una macchina e me la tengo e la utilizzo ed eventualmente, se l'operazione non va bene, riesco a rivendere al mercato secondario. L'attività invece di ricerca non è così, un'attività di ricerca, di sviluppo ad esempio di un prodotto, ha invece appunto caratteristiche in cui si fa fatica, una volta che un'innovazione è in campo, io posso anche cercare di proteggerla con un brevetto, ad esempio una scarpa che respira, la proteggo, dopodiché però diciamo, faccio fatica a trattenere tutte le informazioni, le conoscenze generate da un'innovazione di questo genere per le altre imprese, che capiscono dopo magari 10 anni di sperimentazione dell'altra impresa che c'è una innovazione utile che può essere creata, magari anche ovviamente con alcune differenziazioni, utilizzando, perché no, lavoratori che sono stati impiegati nei processi di ricerca dell'azienda che ha fatto grandi investimenti. Quindi c'è un effetto di, come dire, di traboccamento, no? E quindi questo porta, come dire, a generare interesse, ad essere vicini ad altri innovatori, perché è lì che riesco ad avere questo, a godere di questi spillover. Ovviamente rischio anche di generarli, ma rischio comunque, quindi se devo rischiare di generare degli spillover, tanto vale la pena essere vicini a dove ce ne sono altri. L'altro aspetto, forse ancora più interessante, è legato al fatto che la conoscenza è un fenomeno collettivo. Questo è stato un tema molto importante anche per le scuole, nel senso che oggi tanto più ci si specializza, tanto più abbiamo bisogno di entrare in sistemi di divisione del lavoro con altri. E quindi dobbiamo sempre più lavorare in team, appunto, ecco il concetto di sinergie, no? Le conoscenze hanno bisogno di combinarsi con altre conoscenze. La nostra capacità di costruire innovazioni importanti, appunto, non siamo intelligenti come Leonardo, ma diversamente da Leonardo possiamo contare su un'intelligenza collettiva, no? E questa intelligenza collettiva è ciò che riesce a generare grandi innovazioni. Ecco perché bisogna essere anche vicini ad altri e condividere appunto il lavoro con altri all'interno appunto di progetti. Attenzione anche qua, le reti digitali che dovrebbero consentire, no, di costruire queste relazioni anche a distanza, in realtà hanno un limite, che significa il fatto che alcune conoscenze, le conoscenze produttive, sono conoscenze che si generano anche attraverso l'esperienza, la condivisione di una comune esperienza, e sono conoscenze appiccicose, no? Sono conoscenze che, come dire, stanno vicine ai luoghi della produzione, quando si parla di know-how, ad esempio, il saper come fare, è appunto qualcosa che si impara attraverso l'esperienza, e quindi anche la condivisione implica un'esperienza comune, e siccome l'innovazione va finanziata, anche la finanza deve essere vicina appunto all'innovazione, perché c'è un processo proprio di affidamento, no? Pensate appunto l'innovatore, quando rivela la sua idea, rivela qualcosa di importante, deve fidarsi del finanziatore, ovviamente il finanziatore deve conoscere anche un po' la carriera morale dell'innovatore, perché è un investimento a rischio, quindi ci si deve fidare, ecco che la vicinanza anche tra innovazione e finanza. Vabbè, insomma, queste sono una serie di considerazioni che poi cerchiamo ovviamente di approfondire nel libro e che ci portano appunto a concludere che le tendenze sono tendenze verso la polarizzazione, che ci vengono confermate poi dai valori immobiliari. Anche su questo un dato su tutti per l'Italia. Ultimi 10 anni Milano aumenta i valori immobiliari del 40%, insomma 37%. 37% in 10 anni. Torino riduce del 20%, stiamo parlando di dati, Agenzia delle Entrate, immobiliare.it. Bene, 27 o 37, non mi ricordo, ma insomma, vedo che hai la tabella, ah no, mi pare che sia la tabella, ma insomma. No, quindi voglio dire, ma uno potrebbe dire appunto, e il Veneto? Beh, Venezia, la provincia di Venezia, pure cala del 20%, riduzione del 20%, stiamo parlando di valori reali segnalati appunto, Agenzia delle Entrate, immobiliare.it. Ovviamente non stiamo parlando del centro storico, il cui, diciamo, la cui domanda è una domanda mondiale, no? Su un'offerta rigida, perché appunto è importante il mercato immobiliare? Proprio per questo, perché il mercato immobiliare è relativamente rigido al lato dell'offerta, cambia poco, no? Mentre abbiamo una domanda molto mobile, quella degli intangibili, delle persone che si spostano, non dobbiamo spostare gli altiforni dell'Ilva, qua si tratta di spostare persone e intelligenze, no? Bene, questo fa sì che il mercato immobiliare sia un grande indicatore di dove va la domanda e la domanda qualificata, no? E negli Stati Uniti la situazione è ovviamente ancora più drammatica in termini di differenza, al punto che noi verifichiamo, pensate che con un appartamento a New York, distante 5 km dal centro, si comprano 30 appartamenti a Detroit con le stesse caratteristiche, 30 appartamenti, cioè 1 a 30 la differenza, all'interno tra l'altro della stessa area, no? Cioè, stesso paese. Quindi, come dire, questo processo di polarizzazione è chiaramente registrato appunto anche da, dalla, da,
mercato immobiliare. Per arrivare alla conclusione, ovviamente anche questo cosa significa? Che quindi delle aree periferiche, varie per Detroit, è tutto sommato il rischio anche che Torino, ma perché no, anche il Veneto, attenzione, voglio dire, ha questo rischio di, come dire, scivolare progressivamente verso una dimensione di periferia, non solo vede perdere i talenti, le figure migliori che sono quelle che poi, diciamo, decidono il futuro, no, dell'area, ma anche patrimoni, ricchezze, e questo genera risentimento. Ecco quindi, tra l'altro, l'effetto sui comportamenti elettorali. Comportamenti elettorali che sono sempre più polarizzati. Pensate, negli Stati Uniti, nelle grandi metropoli della costa est, nord-est e in particolare sud-ovest, i democratici hanno il 30-35% in più rispetto ai repubblicani, nella media ovviamente, cioè, sappiamo, sono circa 50-50, no? 35, cosa che si inverte quando noi andiamo a vedere le piccole città e le aree rurali. E questa polarizzazione è una appunto generata anche da un risentimento, per alcuni versi anche giustificato, di questa polarizzazione, di questa formazione addirittura di una società quasi castale, che è quella, tra l'altro, delle aree appunto digitali, delle Silicon Valley o landscape, e delle aree appunto dell'innovazione anche della costa del nord-est. In realtà questa polarizzazione mette a rischio, sta mettendo a rischio di fatto la più grande democrazia al mondo, che tra l'altro sta scivolando, guarda caso, proprio nelle graduatorie della democrazia mondiale, della qualità della democrazia mondiale, no? Con tutte le cose che peraltro direttamente vediamo. Che per questo noi abbiamo una preoccupazione e crediamo che ci siano soluzioni comunque diverse, che sia, come dire, intanto importante come studiosi, come intellettuali, cercarle, e ovviamente cercare per quanto possibile poi anche di portarle avanti in termini anche di policy. Cerchiamo e vediamo che ci sono alcune soluzioni, abbiamo elencate alcune, ma ce ne sono moltissime. Credo che ad esempio Vittorio Veneto, l'area Vittorio Veneto Conegliano possa essere, diciamo, un'area interessante da questo punto di vista. Le ha un po' ricordate anche l'assessore Uliana prima, quindi non le ripeto, solo appunto per, diciamo, come chiave finale, certamente ci sono tre condizioni importanti, a di là ovviamente di fare leva sulle proprie vocazioni e cercare comunque di aumentare, no, la diversificazione, la complessità, condizione per combinare nuove anche conoscenze, no? È quello di puntare su tre fattori importanti. Uno è quello delle imprese aperte al mercato internazionale, in particolare le multinazionali, che sono, come dire, qualcosa che ci fa anche un po' negli ultimi tempi, no, di un po' intorno un po' a questa idea sovranista, no, e diciamo di quasi autosufficienza, se non di autarchia, no, della produzione. Beh, ricordiamoci che anche il Veneto, il 70% dell'export è spiegato da imprese multinazionali, cioè da imprese che hanno stabilimenti all'estero, se sono italiane, o che sono filiali di gruppi multinazionali esteri. 70% per il Veneto, l'export, ok? Certamente la piccola impresa conta, però insomma conta anche perché molte delle multinazionali sono presenti qua, perché c'è una buona platea di forniture anche di manifatturiere. Quindi sicuramente imprese organizzate che hanno canali di comunicazione con il mondo. Una multinazionale è anche questo, no? È un, come dire, un sistema di collegamenti, di conoscenze col mondo, di cui abbiamo assolutamente bisogno. Secondo, ma forse io credo più importante fattore, il sistema educativo. Un sistema educativo tecnico, politecnico, superiore e anche universitario, che non è tanto importante in sé come presenza, ma è importante in quanto costruisce ponti con il territorio, dialoga con il territorio, in tutti i territori competitivi che noi studiamo, questo nesso, in particolare tra multinazionale e università, poi insomma per quello che abbiamo visto, è un collegamento fondamentale. Io credo che, insomma, voglio dire, Vittorio Veneto e Conegliano, tra l'altro in Italia c'è un problema di ridefinizione e anche riarticolazione della presenza del sistema universitario e politecnico sul territorio, e credo che, come dire, un progetto non rivendicativo, ma un progetto di innovazione in un territorio come questo si possa fare, si debba forse fare, legato appunto alle vocazioni. Quindi anche questo è un tema secondo noi importante. Terzo, ovviamente, è quello della finanza, una finanza che sia però vicino ai temi del territorio, che sia che sviluppi un interesse inclusivo con il territorio, che non si limiti a finanziare le imprese in quanto tali, a immaginare, diciamo, la solvibilità poi appunto anche dell'investimento che fa, ma anche che guardi alla generazione di spillover. Quindi paradossalmente a qualcosa, diciamo, di diseconomico per l'impresa, ma economico per il territorio. Quindi di creare conoscenze che vanno anche a servizio di altri, perché questo genera quel potenziale appunto innovativo di cui i territori competitivi hanno bisogno. Mi fermo qua perché so che, insomma, molti altri devono intervenire. Grazie a voi. Il professor Corò ha
disegnato un affresco molto ampio, molto ricco, che fa intuire la profondità del loro lavoro scientifico, ma non spetta a me, se da Antonella è d'accordo, ma ai qui, ai presenti, di commentare questa riflessione arricchendola con la loro esperienza. E quindi dopo l'Università di Venezia abbiamo qui l'Università di Padova, e la parola più appropriata per presentare il professor Giovanni Costa è la M maiuscola di maestro. È considerato all'Università uno dei grandi maestri dell'Università di Padova. Tra i suoi talenti c'è anche quello di essere stato un servitore del Paese, perché da vicepresidente di Banca Intesa per molti anni ha assunto responsabilità importanti e ha dimostrato come l'Università poi è capace di dare al territorio una testimonianza civile molto ricca e molto proficua per il bene di tutti noi. Ha molti altri titoli, non vi elenco sul curriculum perché è un libro. Dico solo che lo ringrazio moltissimo di essere qui con noi e di portare il contributo della sua esperienza a questa riflessione. Vi faccio presente che avete il piacere di leggerlo molto spesso come editorialista del Corriere della Sera, il Dorso Veneto, e dove anche di recente ha dato grandi contributi, per esempio sul tema del lavoro, del nuovo lavoro, e sul tema del salario minimo. Quindi è presente su molti temi di grande attualità, invito tutti a leggerlo perché ogni volta si impara anche leggendo i suoi editoriali. Grazie, a te la parola, professor Costa. Grazie, sono imbarazzato da questa presentazione. Comunque il consiglio è di leggere il libro di Coro oggi, non altre cose. Periferie competitive, lo ha già ricordato Giancarlo Coro, si rischia l'ossimero, perché se sono competitive non sono periferie, se sono periferie non sono competitive. Allora, per uscire da questo, comunque ci vuole del coraggio per lanciare una provocazione di questo tipo, e quindi vanno ringraziati gli autori di questo libro. Però bisogna chiedersi subito dopo, ma competitive con chi? Competitivo con i centri o competitive con altre periferie? Se si tratta di competere con altre periferie, rischia di essere una guerra tra poveri. Rischia, la risposta la troviamo in un noto apologo dei due esploratori che riposano sotto una tenda e si accorgono che sta per arrivare un leone inferocito. Allora uno dei due calza subito le Nike, ah no, siamo a Treviso, le Diadora per scappare. E l'altro gli dice, ma non penserai mica di correre più veloce del leone? Assolutamente no, gli dice, mi basta correre più veloce di te. No? E questo è un po' l'idea quando competono le periferie. Oppure competono con il centro. Il libro di Coro ci dice guardatevi bene da mettervi in competizione con i centri, no? Perché è una guerra persa e quindi lanciano l'idea della specializzazione competitiva, è già stato ricordato da vari interventi, che vuol dire valorizzare le specificità storiche, geografiche, culturali, di tradizione che ci sono nel territorio. E nella competizione, un errore che si fa molto spesso, no? Invece di andare a vedere cosa mi manca rispetto a Milano, devo andare a vedere cos'ho in più che Milano non ha, perché questo è il fattore di successo. E quindi poi nel libro ci sono molti altri esempi. I centri che sono individuati dal libro è inevitabile dire, ma noi abbiamo un solo grande centro in Milano, e però come esempio virtuoso ci portano Bologna, no? E quindi Bologna ha valorizzato
certe sue specificità, evitando accuratamente di mettersi in competizione con la finanza milanese, col sistema della moda milanese, e ha lavorato su cose che sapeva fare. Bene, il grande tema, il grande denominatore comune delle riflessioni del libro è la conoscenza. Qui vorrei sottolineare con forza che c'è una grande differenza tra conoscenza e innovazione. Non necessariamente la conoscenza ha, la conoscenza scientifica, eccetera, ha questa capacità di spingere. L'innovazione ha bisogno di convertitori molto specifici, e tra tutti quelli che possiamo vedere, la gestione del territorio, eccetera, eccetera, però il più importante è l'imprenditorialità. E tra le indicazioni che ci dà il libro, e le ha già richiamate Giancarlo, tra le indicazioni che ci dà è quella del ruolo che hanno le imprese anche nel governare l'innovazione e anche la stessa conoscenza. E laddove c'è una interazione virtuosa tra la conoscenza scientifica e il fare, che emergono appunto le innovazioni. Ed è un processo, già stato ricordato, è un processo di apprendimento, è un processo di apprendimento che non finisce mai, è un processo di apprendimento reciproco, perché la ricerca che si alimenta dei rapporti con l'impresa ha più probabilità di farsi le domande giuste, perché uno dei problemi della ricerca scientifica quella è che si fanno, che ci facciamo le domande a cui sappiamo rispondere e andiamo a sceglierci le domande, e quindi c'è una grande autoreferenzialità. Dove invece c'è questa compenetrazione il processo è molto virtuoso. Allora, dicevamo il centro, bene, e il concetto che loro lanciano di specializzazione complementare è molto importante, è molto potente, è ricco di indicazioni operative. L'altro concetto legato subito è quello della complessità. La complessità è, non è semplice il processo, né il processo scientifico, né la traduzione della conoscenza scientifica in innovazione. Però quanto più è ricca questa complessità, e quindi dietro a questo protettore dell'innovazione, no? Che è un protettore, non è il brevetto, cioè il brevetto è un sistema, parlo con un avvocato, quindi, non è il brevetto di per sé, ma è la complessità del processo che tutela l'appropriazione dei risultati dell'innovazione. E quindi questo combinare la specializzazione con la complessità ci dice una cosa molto importante: state attenti agli eccessi di specializzazione, perché quando la specializzazione diventa troppo spinta, lo possiamo vedere con le città d'arte dove muore tutto il resto, lo possiamo vedere col turismo dove è in difficoltà tutto il resto. Grande successo del turismo, però si uccide quella varietà, quella complessità. E quindi attenzione, ecco qui il ruolo dei policy maker del territorio, allevare, essere i guardiani, essere anche i promotori di questa ricchezza, di questa varietà, e nello stesso tempo promuovere la specializzazione, che deve diventare complementare rispetto ad altro.
Credo di essermi mangiato il tempo, quindi vorrei due punti sul rapporto tra sistema educativo e imprenditorialità. Questo è un momento importante. Dobbiamo ricordarci una cosa in questo momento di centralità della conoscenza e della innovazione. La precoce e rapida professionalizzazione genera un'altrettanto precoce e rapida obsolescenza delle competenze così acquisite. Quindi il fast food non è quello adatto, ed è importante che il nostro sistema, sia pure con qualche ritardo, ha scoperto il ruolo degli istituti tecnici prima e gli istituti tecnici superiori dopo, e anche ha recuperato con l'ultimo progetto di riforma della formazione professionale, ha allungato la filiera della formazione professionale. E questo, speriamo, e ci sono molti esempi, irrobustendo la parte di formazione di base. Ed è importante che quest'ultimo progetto crei le bretelle per uno che ha intrapreso un percorso professionale di arrivare anche all'università, perché è un modo proprio di dare una prospettiva alla... E l'ultimissima osservazione sulla finanza, poi adesso ci parleranno, io non vi parlo da ex banchiere, ma vi parlo proprio da uno studioso dell'impresa. E il sistema di finanziamento, l'interazione tra l'imprenditore, tra il fare e la finanza è un elemento decisivo. Ci mancano qui delle specializzazioni, cioè non abbiamo abbastanza sviluppato. Lo dico in termini brutali, poi magari il mio amico Unicredit può sviluppare. La banca va bene per certe cose, non va bene per certe altre. Noi abbiamo bisogno di una finanza che può magari avere un'origine bancaria, ma però sia in grado di dialogare con l'impresa. E qui non sto a ricordare le varie tipologie di fondi. E questo è particolarmente importante in un momento in cui le nostre banche, sembrano più governate dagli algoritmi della Banca Centrale Europea che dallo spirito imprenditoriale della nostra tradizione bancaria. Questo è un punto fondamentale. Grazie. Si sente? Grazie di cuore. Intervento breve e denso. Lo lascio commentare ai nostri ospiti, ma mi preme dire una cosa al professor Costa questa volta. Caro professore, tu non sai probabilmente che i presidi della facoltà di medicina della nostra università sono usciti dal liceo Flaminio di Vittorio Veneto. Dei DOS che attualmente è in carica esce da questo liceo, i precedenti, la professoressa D'Adalta, capo di pediatria, per dire quanto i territori sono ricchi anche quando la formazione superiore è ricca e offre al paese questo tipo di servizio. Quindi c'è un ponte ideale fra Università di Padova e Liceo Flaminio che spero continui anche con i presenti. Non possiamo commentare se Antonella è d'accordo, lasciamo commentare agli altri perché il tempo corre. E come si è detto, dopo due università importanti e due autorevoli maestri, abbiamo adesso la presenza di
esperti nei vari settori principali che possiamo trattare oggi, a cominciare dal mondo della finanza. E per quanto riguarda il mondo della finanza, devo dire che Unicredit ci è sempre molto vicina e ringrazio anzi Renzo Kervatin, il loro direttore comunicazione e relazioni esterne del Nord-Est, che è un autentico amico di Vittorio Veneto, ha dato anche un contributo all'associazione La Porta, sono sempre molto attenti alla socialità e al volontariato e di questo va dato atto a loro. Ringrazio anche la direttrice della filiale di Vittorio Veneto e i suoi collaboratori che sono venuti qui con noi oggi. Il dottor Francesco Iannella è il grande capo di Unicredit del Nord-Est, è venuto da Verona per farci una cortesia, ringrazio anche la signora Iannella che lo ha accompagnato, e ha un osservatorio eccezionale, perché l'osservatorio della finanza ti consente di leggere i fenomeni del territorio e in qualche modo però anche un rubinetto per guidarli e assecondarli, quindi è un esperto del settore ma anche un osservatore attento del Nord-Est, la sua presenza quindi è molto molto gradita, lo ringrazio e gli passo la parola. Grazie. Grazie. E devo dire che ringraziare mi viene superfluo, no? Però in realtà sono davvero contento di essere stato coinvolto, perché ho avuto intanto l'occasione di fermarmi rispetto al correre quotidiano dietro alle incombenze di tutti i giorni, ma ho avuto modo di fermarmi a leggere un libro che ho trovato davvero interessante, con tanti spunti che mi hanno fatto pensare e riflettere di come sia il mondo della finanza, che in qualche modo rappresento nel mio ruolo di responsabile del territorio del Nord-Est per Unicredit, ma anche guardando con attenzione al futuro e come cercare di correggere alcune traiettorie, se necessario farlo, e andare nella direzione di far sì che le periferie possano diventare sempre più competitive. E colgo lo spunto che ho sentito già riprendere più volte, che non deve essere una competizione nei confronti delle Alpha Cities, no? Come sono citate nel libro, quindi le grandi metropoli nel mondo che attraggono talenti, ricchezza, valore e come si vede anche nelle rivalutazioni dei valori degli asset immobiliari, ma puntando sulle specificità dei territori che contengono un grande valore e che possono essere ulteriormente valorizzate con l'attenzione che queste meritano e con l'apertura che queste devono dare a cogliere i segnali di cambiamento e di aggiustamento di traiettoria che tutti dobbiamo, con i quali dobbiamo quotidianamente confrontarci. Partirei un po' da lontano, senza rubare troppo tempo, però anche nel libro ho letto citazioni di banche di territorio, no? Di necessità di una banca di essere vicina al territorio per stabilire o ristabilire quel contatto con l'imprenditoria locale, no? E con le specificità locali, che sono importanti e vero valore per il rilancio delle periferie competitive. Io vorrei fare un passaggio sul fatto che la dimensione, la grande dimensione, che è un po' anche sicuramente caratteristica di Unicredit, perché noi siamo molto grandi in Italia, dove facciamo il 40% dei nostri ricavi, il restante 60% lo facciamo in Europa, con una leadership in Germania, in Austria e nel resto dell'Est Europa, che sono i nostri territori principali. Ma la dimensione, che può essere apparentemente letta come un allontanamento dal territorio, in realtà è un grande valore se coniugata con un modello organizzativo che non allontana appunto dal territorio. Mi spiego meglio. Da un lato un po' la concentrazione e quindi la crescita dimensionale sono state indotte da situazioni che si sono create nel mercato, nel mondo della finanza, che sono il risultato di una necessità di investimenti in nuove tecnologie molto importanti, perché il mercato e il mondo bancario si è evoluto tanto e quindi la richiesta di investimenti in tecnologia per poter continuare a offrire un servizio sicuro e adeguato ai clienti è importante e le dimensioni aiutano a far questo. L'altro aspetto delle dimensioni è la solidità. L'abbiamo visto che post Lehman Brothers del 2008
abbiamo compreso quanto potesse essere vulnerabile il sistema bancario e quindi è stato necessario dotarsi di nuove regole e di andare verso dimensioni e solidità degli istituti che potessero dare serenità e tranquillità a un sistema che non può fare a meno del sistema bancario e della finanza. Così come anche citato, la finanza è un elemento chiave nello sviluppo delle periferie competitive, quindi avere delle banche sane, avere delle banche forti è fondamentale e questo è strettamente legato anche alla loro dimensione e solidità. Il modo di fare banca si è evoluto tanto, quindi anche la digitalizzazione dell'attività bancaria ha fatto passi da gigante. Qui apro e chiudo solo una parentesi, perché spesso siamo additati come quelli che per cercare efficienza chiudono sportelli e mettono in difficoltà i correntisti. In realtà dovete sapere che il 95% delle operazioni che vengono fatte oggi vengono fatte attraverso i canali di versamento, vengono fatte attraverso canali alternativi, che vuol dire che non serve un operatore, e il 99% vengono fatte in via digitale, di pagamenti. Anche qui vuol dire che non serve un operatore. Allora gli sportelli si sono evoluti e sono diventati dei punti di consulenza, dove non si fanno più attività amministrative, ma si fa consulenza e quindi non serve più un numero di sportelli elevato come era un tempo. Ecco la motivazione per cui le banche tendono a chiudere e concentrare. Chiusa questa parentesi, il tema della solidità e della concentrazione di dimensioni è importante e può essere a servizio anche delle periferie. Perché? Perché quando sei grande, quando sei solido, puoi attrarre anche talenti, che è un elemento importante. E senza volersi mettere in competizione con Milano, come è stato più volte detto, essere capaci di attrarre alcune figure di spicco nel mondo dell'investment banking, cosa che puoi fare se sei posizionato nelle alpha cities che attraggono queste figure, ti consente di avere delle persone competenti che poi puoi mettere a servizio di tutto il territorio, perché le banche, la Unicredit è su tutto il territorio. Quindi con le dimensioni, con la solidità, io attraggo professionalità di altissimo livello che metto a disposizione poi del territorio. Essere grandi non vuol dire essere lontani dal territorio, se il sistema in cui è organizzata la banca consente di essere vicini. Con l'arrivo del nuovo amministratore delegato un paio d'anni fa, abbiamo lanciato un nuovo piano industriale, ci siamo dati un assetto organizzativo simile a quello che avevamo in precedenza, ma l'abbiamo stressato rispetto a quello che era prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo organizzati in 7 regioni territoriali, una delle quali è il Nord-Est che rappresento, dove il nostro amministratore delegato ha deciso di mettere 7 piccoli amministratori delegati di territorio, che vuol dire che questi signori hanno deleghe, facoltà per dare risposte localmente senza dover passare dal centro. Questo vuol dire avere un'organizzazione che consente di stare vicini al territorio, che consente di respirare e di comprendere i fabbisogni del territorio e riuscire a dare le risposte alle domande che il territorio pone. Vi sono una serie di esempi anche concreti, perché quello che il libro, come dicevo, mi ha fatto un po' riflettere sia su come siamo organizzati e quello che facciamo in coerenza con quello che viene suggerito, sia quello che si può fare guardando al futuro. Un altro aspetto positivo di essere una banca grande è quello di avere strutture e team come, mi piace citarlo, quello degli amici di Unicredit Start Lab, che da oltre 10 anni lavorano al supporto e allo sviluppo e alla creazione di e allo sviluppo di idee e di start-up innovative, di cui anche la crescita e lo sviluppo di periferie competitive hanno grandissimo bisogno. Pensate che in 10 anni abbiamo analizzato migliaia di idee e di nuove start-up e poco più di 700 le abbiamo accompagnate in un percorso di crescita. E questi sono, credo, degli esempi concreti di quanto una banca come Unicredit possa fare in coerenza con quello che è suggerito essere importante per consentire alle periferie di essere non un elemento negativo, ma qualcosa di importante e utile per la competitività di tutto il Paese. Un altro elemento chiave che sto sottolineando è quello della collaborazione con le scuole, con i centri di formazione.
Beh, questo è un altro elemento molto importante al quale crediamo, e in particolare qui in questo territorio, e qui riprendo anche il saluto che sto fatto nei confronti del collega Renzo Kervatin, insieme a lui abbiamo preso contatti con tutti gli ITS del Veneto e ci siamo resi disponibili per accompagnarli e sostenerli nel percorso necessario da fare per ottenere i fondi del PNRR. Non banale, un supporto utile e importante sia in termini consulenziali che in termini di supporto creditizio a quello che serve per poter far accedere a questi fondi, che va nella direzione di aver compreso, perché è importante per il territorio, che la formazione possa essere sempre più vicina alle imprese, dialogare con le imprese, e ritenendo che gli ITS siano, insieme all'università, ma in particolare gli ITS che danno una formazione tecnica specifica a supporto delle imprese, abbiamo voluto investire in questa forma di crescita e di sviluppo dei giovani, che crediamo possa ripagare in termini di ritorno per lo sviluppo delle imprese che in questo territorio, fortunatamente e per anche meriti degli ottimi imprenditori che ci sono, possono favorire la crescita e lo sviluppo. Chiudo, vorrei raccontarvi una storia di veramente concreta di come una banca, visto che è stato citato la finanza come non soltanto prestare soldi all'imprenditore per sviluppare degli investimenti, ma una finanza che deve conoscere l'impresa e provare a servirla con tutte le forme di servizio e di finanza, appunto, che siano quelle giuste e corrette per aiutare in un percorso di crescita. Prendo veramente 5 minuti, ma voglio citare un caso di un'azienda che non è del territorio, ma anche qui si potrebbero verificare casi analoghi, secondo me alcuni li abbiamo anche nel nostro radar, che è il caso di Eurogroup, un'azienda che è nata, lo ricordo, in Lombardia, la ricordo perché è nata quando sono nato io nel 67, e negli anni recenti ha subito un boom di crescita enorme, perché fanno rotori e statori per i motori elettrici. Capite che con l'elettrificazione delle auto questa cosa ha avuto un boom incredibile, ho fatto un po' di contratti con Tesla, la crescita è talmente violenta che seguirli con il credito tradizionale non può essere una cosa semplice da fare. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo accompagnato questa impresa in un percorso di avvicinamento a fondi di private equity, che, compresa la competenza dell'imprenditore e le grandi potenzialità del business, hanno deciso di entrare in quota di minoranza, quindi accompagnando l'imprenditore ma lasciandolo al posto di comando, perché merita, ha le idee e le può portare avanti. Ma hanno portato il capitale paziente necessario ad accompagnare un percorso di crescita forte, che non poteva essere solo quello della banca. In questo caso la banca ha creduto anch'essa al percorso e anche noi come Unicredit abbiamo sottoscritto una parte del capitale. Ovviamente non abbiamo fatto mancare la finanza ordinaria, perché abbiamo finanziato con credito tradizionale, e nel giro di un paio d'anni, siccome la crescita era molto forte, con il supporto specialistico di quei banker di competenza che abbiamo saputo attrarre anche da banche internazionali, mi riferisco al mondo dell'equity capital market, abbiamo affiancato l'imprenditore per un IPO e quindi un passaggio in borsa, dove l'azienda ha potuto reperire ulteriori capitali per sviluppare la crescita. Questo può avvenire anche qui, può avvenire con percorsi di crescita dove una banca di grandi dimensioni che conosce il territorio può affiancare gli imprenditori con tutti gli strumenti utili e necessari per favorire la crescita, che non solo soltanto il credito tradizionale, ma anche altri strumenti. Spero di non essere andato troppo lungo, di non avervi annoiato e di aver anche un po' risposto alle provocazioni che sul mondo della finanza e delle banche spesso riceviamo, ma credo che abbiamo tutti bisogno, in quell'ottica di lavorare insieme, di lavorare e collaborare per sostenere la crescita dello sviluppo, perché è lo sviluppo, perché se vinciamo insieme vinciamo tutti e possiamo andare anche molto lontano. Grazie. Grazie. Abbiamo sentito una voce autorevole del mondo della finanza e mi fa piacere dirvi anche che Lori Sonego, presidente della BCC Banca della Marca, era qui con noi, non so se è ancora in sala, ma ci ha fatto la cortesia di esserci. BCC Prealpi si è scusata perché ha un evento all'estero che mobilita il Consiglio di Amministrazione, ma
diciamo che anche le nostre banche locali e territoriali sono vicine in questa riflessione, per dire che il mondo della finanza guarda questi territori senza distinzione fra poli urbani e periferie. C'è un'attenzione che è emersa da questo intervento del dottor Iannella. Lascerei fra poco alla professoressa Oliana qualche commento sulla parte della mattinata che si dedicherà ai temi della cultura, del territorio, del paesaggio. Mi permetto invece di introdurre ancora sul tema generale della finanza, ma non soltanto, anche della cultura del territorio, la prossima relatrice, che è Alessandra Balduzzi, capo del Competence Center Rigenerazione Urbana Italia per il gruppo Cassa Depositi e Prestiti. È venuta per noi da Milano, anche questo è un grande gesto di amicizia verso di me, verso il territorio, la nostra comunità. Mi fa piacere che ai vertici nazionali di CDP ci sia una donna e mi fa piacere anche che la sua sensibilità sia nota nei territori. Si è occupata molto del Veneto, ha lavorato molto su Venezia, però la sua visione in questo momento è nazionale. E quindi benvenuta Alessandra, grazie di essere con noi, grazie. A te la parola. Buongiorno, grazie. E grazie per l'invito, che ho colto davvero con grande interesse, onorata di essere parte di questa... Di questa scrivania, diciamo, allungata di competenze molto interessanti e di esperienze. Anch'io sono stata, diciamo, attratta dal titolo di questo libro, in particolare perché solitamente quando si parla di periferie, nella testa delle persone scaturisce un'idea di qualcosa di più sfortunato, no? Rispetto a quelle che sono le grandi città. Quindi vivere in periferia è qualcosa magari di quasi squalificante nell'idea, diciamo, generale. Invece la periferia, secondo me, va letta, e questo libro ci aiuta proprio a comprenderlo, in maniera, con un'accezione senz'altro non negativa, ma anzi volta proprio a comprendere qual è il gioco di ruoli che porta a delle dinamiche che sono poi competitive per un sistema che è globale, che è fatto di polarità e che è naturale che sia così, perché è così in tutti gli aspetti proprio della vita. Detto questo, si tratta appunto di capire quali siano i punti di forza da evidenziare, e giustamente ci si è rifatti a quella che poi è una teoria dell'oceano blu in un qualche modo, no? Del marketing, il fatto di non andare a competere in termini di prezzi o di qualità di un oggetto che magari è già prodotto bene anche in altri luoghi, ma in un qualche modo andare con un pensiero laterale a scovare quelli che sono gli oceani blu che si possono in un qualche modo attraversare e valorizzare. Diciamo che con i colleghi di Cassa Depositi e Prestiti siamo molto spessi quotidianamente, diciamo, a contatto proprio con realtà molto differenti del territorio nazionale. Cassa è un istituto nazionale di promozione per l'Italia, è nata come banca degli enti pubblici, ma ha subito nel corso degli anni, dalla fine dell'Ottocento ad oggi, appunto una mutazione, una trasformazione, un'evoluzione che l'ha portata a cercare di essere molto più vicina al territorio in diversi modi, sia sempre dal punto dei finanziamenti che si sono aperti anche alle imprese, e negli ultimi 2 o 3 anni Cassa ha aperto molte sedi territoriali, diverse anche qua in Veneto, proprio con l'obiettivo di avere colleghi che siano a disposizione e più vicini ai territori. Proprio per raccontare e coadiuvare lo sviluppo a seconda delle peculiarità del territorio stesso. D'altro canto cerchiamo di, ed è quello di cui mi occupo insomma negli ultimi tempi, di essere vicini alla pubblica amministrazione e di aiutarla nello sviluppo, nella programmazione di investimenti che abbiano a che vedere con la rigenerazione urbana.
Per questo, dicevo, mi trovo spesso a che fare con territori che sono magari molto ricchi, come appunto il territorio di Milano, ma anche con territori che hanno delle serie difficoltà. Stiamo in questo senso aiutando ad esempio la regione Basilicata con un progetto che in un qualche modo coinvolge 8 borghi ed è un progetto diciamo cross tra la rigenerazione, la cultura, la fornitura di servizi in modo tale che lo spopolamento in un qualche modo possa essere prospetticamente frenato quantomeno, no? Si inizi a fare qualcosa per invertire la rotta. Detto questo, ci tenevo forse a fare un'osservazione che è questa. Dalla mia esperienza, il fatto che si vada verso, si sente parlare spesso in questi ultimi anni delle smart cities, della digitalizzazione, adesso questo libro le chiama città alfa e va in un qualche modo a considerare una serie di parametri più ampi che non è solamente quelli che non solamente quelli diciamo della digitalizzazione. Diciamo che i territori nella loro polarità è corretto che abbiano uno sviluppo dal mio punto di vista consono a quello che è uno sviluppo culturale, non sempre digitalizzare ed estremizzare la digitalizzazione in questi casi può essere la soluzione migliore, perché appunto la cultura del territorio è importante, la possibilità che i cittadini interiorizzino dei processi che devono essere fatti dalla storia del territorio ma anche di una visione verso il futuro. E io credo che questo sia possibile solo se c'è una forte cooperazione tra la parte pubblica e la parte privata in un qualche modo. Quello che dal mio punto di vista vedo essere importante nelle iniziative di rigenerazione urbana oggi è proprio il ruolo che giocano questi due soggetti, che non sono alternativi, non possono più esserlo. Operazioni di una certa importanza devono avere al proprio interno la parte, diciamo, parte destinate ed emergenti, venenti dalla cultura del sociale, destinati quindi a tessere relazioni e a gettare semi nel territorio che vadano a proiettarsi in un domani, e devono avere anche la parte privata che di solito è quella che in un qualche modo garantisce la possibilità anche a un'iniziativa, a un investimento di avere dei rendimenti che consentano di stare in piedi banalmente anche alla parte pubblica, alla parte destinata al pubblico. Per cui diciamo, io mi auguro e auspico che si vada sempre più verso l'applicazione di quelle che può essere chiamata partnership pubblico-privata, per non ricadere nel PPP classico, che sappiamo è nato più per le forme infrastrutturali e che quindi trova magari un'applicazione un pochino più complicata dal punto di vista della rigenerazione dei territori ampi, ma che senz'altro è possibile. Ci sono anche esempi in questo senso reali. È vero, uno sta a Milano, è stato sui giornali recentemente, ed è l'esempio di Milano Cadorna, dove di fatto NUD insieme a RFI, al Comune di Milano, svilupperà questa grande piattaforma sulla stazione di Milano Cadorna, che accoglierà funzioni culturali, funzioni sociali, anche residenziale. Un altro esempio che quando leggevo il libro ho detto è vero, sono ad esempio a Reggio Emilia il polo tecnologico delle Stureggiane, che forse è l'unico esempio in Italia di buon funzionamento delle STU, perché sono state create come società di trasformazione urbana, ma poi che abbiano effettivamente messo a terra delle trasformazioni importanti c'è riuscito, forse al momento ci sta riuscendo Reggio Emilia. Detto questo, mi rendo conto che la parte pubblica ha un ruolo importante, perché deve in un qualche modo saper leggere il territorio, coinvolgere il privato,
anche istruirlo in un qualche modo, perché non dimentichiamoci che al di là della finanza, diciamo delle banche eccetera, che ha un peso molto rilevante, c'è anche la possibilità in un qualche modo di usufruire di quelli che sono fondi europei, fondi comunitari, fondi nazionali, oltre al PNRR, abbiamo i FESR, abbiamo i fondi di coesione, che vengono in un qualche modo poi declinati a livelli di piano regionale, e da lì la programmazione è importante, per cui io credo che sia gli enti territoriali, raccogliendo quelle che sono le esigenze del territorio e delle imprese, debbano farsi promotori nei confronti anche delle regioni, per poi fare insieme quello che è un declinare, diciamo, questi fondi su qualcosa che vada effettivamente a calarsi sul territorio, in modo tale che le imprese, le amministrazioni pubbliche possano candidare progetti che abbiano quindi poi delle chance di andare a terra effettivamente, perché sappiamo che sono molti i fondi che rimangono in Europa e non vengono poi presi, non vengono messi a terra. E, ecco, per cui dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, ci tenevo a portare questa visione su quella che è l'importanza della relazione tra il pubblico e il privato. E in questo, diciamo, con il mio team, nel nostro piccolo, cerchiamo di essere accanto alle pubbliche amministrazioni per dare servizi di consulenza in ambito, per quanto mi riguarda, di rigenerazione urbana, ma ci sono i colleghi di altri competence center che si occupano di infrastrutture, hub infrastrutturali, reti, energia, tutto quello che è il mondo della digitalizzazione, per cui copriamo un pochino tutti i settori. Esistono programmi che consentono in un qualche modo alle amministrazioni pubbliche di avere anche una consulenza gratuita da parte di Cassa, ad esempio il programma InvestEU, che è un programma della Comunità Europea che ha dettato delle linee. Diciamo, in queste linee l'amministrazione può beneficiare di una consulenza di Cassa Depositi e Prestiti, che viene coperta in parte da fondi europei e in parte proprio da CDP in quanto Istituto Nazionale di Promozione. Grazie. Grazie Ingegner Balduzzi. È importante per i molti amministratori locali presenti, che ringrazio vivamente, è un'opportunità anche di utilizzare meglio la rete paese. Ci sono spesso più opportunità di quelle che riusciamo a cogliere anche come pubbliche amministrazioni, e quindi CDP è un interlocutore istituzionale, sapete che è controllato dal Ministero di Economia e Finanza, e quindi è un servizio che è offerto al paese, vediamo di sfruttarlo più che si può. L'intervento dell'ingegner Balduzzi ci ha portato sui territori e sui rapporti con le amministrazioni, e adesso dedichiamo questi prossimi interventi proprio all'area regionale, provando poi già a declinare i ragionamenti generali sul territorio del nord-est del Veneto in particolare. E per questo abbiamo ancora tre voci autorevoli di amici che hanno fatto degli studi particolari su questo territorio. Abbiamo l'ingegnere e l'architetto Danilo Cerotto, che è il dirigente urbanistica del Comune di Venezia, che è in qualche modo la testa pensante delle trasformazioni in atto nell'area di Venezia e dintorni, è ritenuto, non so se la parola piace o non piace, ma è così, un creativo della pubblica amministrazione. Per tanti di noi è un maestro, e quindi sono molto lieto che sia qui con noi, perché io lo considero veramente un ragazzo straordinariamente creativo e utile al territorio oltre che alla sua amministrazione. Abbiamo qui poi altri due amici, che sono Roberto Masiero, che oltre ad essere stato professore all'IUVA, in questo momento dà un grande servizio nella Fondazione Fabbri, nell'osservatorio sul paesaggio, sul territorio, quindi che ha questa visione molto importante della metamorfosi del paesaggio urbano e paesaggio aperto. E infine abbiamo l'intervento dell'amico Federico Della Puppa, che ha fatto studi particolari sul territorio e anche sugli aspetti sociali e demografici. Quindi
avremo un arricchimento della lettura di questa mattina in più chiavi di interpretazione. Però vorrei che adesso venisse qui al mio posto l'assessore Uliana, perché tutti questi ragionamenti partono da un approccio culturale. Tutto è riassunto nell'espressione cultura del territorio, capacità di far emergere le ricchezze del territorio, e in questo l'assessore Antonella Uliana credo che sia stata notoriamente nel territorio un esempio veramente apprezzabile. Per quanto mi riguarda, ho grande ammirazione per tutto quello che si sta facendo, per le mostre di pittura, di musica, di fotografia. C'è una vivacità culturale del territorio che secondo me è già competitivo in prima linea per questi aspetti, ma anche per la lettura del territorio che ci verrà da questi interventi. Quindi Antonella, se vuoi cortesemente venire, poi introduci queste prossime relazioni, ti ringrazio. Allora, grazie all'avvocato Barel per quanto dice. Sicuramente l'impegno c'è costante nel momento in cui quello che si fa lo si fa per amore del proprio territorio e della propria città. Io sono molto contenta quindi di ascoltare che cosa diranno i nostri ospiti sul tema del paesaggio, del territorio e della cultura, ma volevo cogliere l'occasione perché mi prendevo degli appunti da quello che ho sentito dagli dei relatori illustri che hanno iniziato questa nostra giornata. Tutti hanno sottolineato, e anche questo è un tema importante culturale, quello che è il ruolo della scuola, il rapporto tra sistema educativo e l'impresa. E proprio all'interno del libro si legge come sia importante per le realtà locali partire da un buon sistema educativo, soprattutto universitario, al punto che io trovo scritto proprio il valore economico delle università. Ecco allora che l'ho sentito introdurre dall'ultima relatrice, ma lo volevo sottolineare anche per indirizzarlo verso una riflessione di questo tipo. Ecco il tema del PNRR, che è un tema quanto mai attuale, e noi ricordiamo che nella quarta missione, l'istruzione e la ricerca, sono stati stanziati 30 miliardi per l'istruzione, per la scuola, appunto, l'università e la ricerca, con un'operazione che va totalmente in controtendenza rispetto a quella che era normalmente l'attenzione che veniva data dalla politica nazionale a questo comparto. Ecco, questo è secondo me un motivo, una realtà importante da sfruttare, da cui partire per andare in questa direzione, nella direzione di cui stavamo parlando. Però poi trovo anche scritto all'interno di questo libro come, ed ecco qui una difficoltà da superare, come le diverse dotazioni di risorse dei territori possono far sì che questi PNRR, invece di appianare le differenze, le possano accentuare. Ecco, su questo magari volevo successivamente una risposta dai relatori, in particolare dal professor Corò. Ma ora passiamo la parola al creativo, come è stato definito, ma era anche stato presentato in questo modo, il dottor Danilo Gerotto, direttore dell'area sviluppo del territorio e città sostenibile del Comune di Venezia. A lei la parola. Grazie Assessore, grazie per l'invito. Vi racconto subito il creativo tra me e il professor Barel. Per anni abbiamo condotto io e lui delle cene dell'innovazione, della creatività, che avevano delle regole, dei percorsi, e lui, per lui, li ha sempre chiamate, sempre, mai una volta cene per l'innovazione, ma andava in giro a dire che facevamo la cena dei matti. Dunque dire che sono un creativo non so se è un complimento o meno.
Anch'io voglio, sono tentato da partire dal titolo, perché ne do una lettura completamente diversa rispetto a quello che ho sentito fino ad oggi. Nel senso che quando io ho visto il libro del professor Corò e ho visto questo titolo, questa ossimoro nel titolo l'ho trovato molto molto integrante, perché da questo punto di vista lo trovo indicativo di una possibilità che a me affascina molto rispetto a questo, cioè è proprio questa essere, questa strana cosa tra periferia e sostanzialmente competitiva, ridisegna un modo di, o ti dà la possibilità di ridisegnare un modo di concepire le periferie da questo punto di vista, con una contraddizione che è propria della complessità, di cui oggi ne parliamo in continuazione ed è il nostro lavoro continuo. Da questo punto di vista io vedo, non vedo Vittorio Veneto o qualche paesetto in modo che costituisca una periferia sulla quale io posso attuare delle proposte segnate poi dal libro, ma dal punto di vista geografico credo sia più opportuno che la periferia, in questo caso per il mio lavoro, insomma, da dove vada, sia un'altra cosa. La periferia per me, è da anni che sostengo questa cosa qua, non l'ho mai chiamata periferia, è la prima volta che la chiamo periferia, ok, dunque da questo punto di vista. Ma per me la periferia competitiva è la regione metropolitana del Veneto. Cioè, io sono convinto per tutta una serie di cose, di lavoro che faccio, di esperienze che ho all'interno di questo territorio, che quello che è oggi una periferia competitiva è tutta la parte centrale del Veneto, che va da Venezia, queste parti qua, Padova, da tutto questo. Se voi prendete quest'area qua non è un'area, posso dire, sicuramente che si associa a come associavamo le periferie, cioè un'area degradata, un'area di questo. Sicuramente è un'area che ha una sua ricchezza, e ha una ricchezza che non è solo in termini di soldi, ma una ricchezza in termini di esperienza delle comunità imprenditrici del Veneto. In quest'area ricordo che dopo la guerra c'era fame e tribolazione in questo territorio. In questi anni qua siamo riusciti a fare qualcosa di eccezionale. Ci sono stati degli imprenditori che hanno fatto dei cambi di scala alle loro aziende in maniera impressionante, sono arrivati in tutto il mondo. C'è tutto un lavoro, soprattutto di quello che Stefano Miceli chiama l'intelligenza delle mani, di persone che vivono qua, che sono capaci di fare cose con le mani, okay? Dunque artigiani, operai, altra gente, sono delle filiere di un certo tipo, che hanno una capacità di innovazione che sta dentro anche un sapere che è condiviso. Mappare questa cosa qua all'interno di un'area così interessante come quella della metropolitana del Veneto, non della città metropolitana che non c'entra niente, che esiste a Venezia, è secondo me molto più interessante che parlare di scale molto più piccole. Faccio un esempio. L'altro giorno sul Corriere della Sera del Veneto è stato pubblicato uno studio fatto dall'Istat sulla demografia nel Veneto, e l'analisi era basata sui capoluoghi, e sostanzialmente
veniva riportato, non so, Treviso sale di 10%, Venezia va giù di un po', e più o meno Vicenza rimane uguale rispetto a questo. In realtà, cioè, se io prendo Treviso, Treviso ha 84.000 abitanti più o meno, adesso non una cosa. La provincia di Treviso ne ha 870.000 abitanti rispetto a questo. Allora, la città, il centro, siamo sicuri che è Treviso o è un'area molto più grande ed estesa che all'interno ha una complessità incredibile? Se mi è un po' azzardato come metafora, insomma, ma passatemela un po', io mi occupo anche di paesaggio e dunque di costruzione, insomma, di aree del territorio naturale, anche di conservazione o di sviluppo, e siamo molto concentrati nell'aumento della biodiversità. La biodiversità in un sistema naturale è fondamentale perché rende il sistema più resiliente. Voi pensate un territorio come quello del Veneto che ha una, come posso dire, delle capacità, delle conoscenze già all'interno della comunità veneta, così variegate e così estese, che per me diventa, paragonando un sistema naturale a questo sistema produttivo, un'area ad alta resilienza, un'area che ha una biodiversità di impresa molto elevata e dunque capace di poter avere delle sfide molto interessanti. Allora, il contenuto del libro, le proposte che fa il professor Corò, io comincerei ad applicarle e vorrei che fossero applicate, nel senso di all'interno di questa area geografica, cioè di una periferia che è una periferia nuova, che è una periferia che è innovativa o che cambia il paradigma che abbiamo in testa delle periferie di prima. Cioè, questo titolo ci dà la possibilità di sostanzialmente cambiare il modello che abbiamo in testa, e cambiare il modello che abbiamo in testa vuol dire fare innovazione e tenendo scale diverse. Faccio un esempio: c'è una a Mestre, c'è una ditta che si chiama Microtech, che fa ricerca ha sede in quasi tutto il mondo. A Mestre ha circa 100-120 ricercatori. E una volta, per progetti di espansione, parlando con titolare, e gli chiedo: ma perché sta a Mestre? Cioè, Mestre, tutto il mondo di questo sta a Mestre. E lui dice, non dice la più bella città del mondo, la prima cosa che mi dice perché ho due università importantissime di cui io mi nutro. I miei dipendenti li prendo tutti là. E dunque qua io non mi sposto da Mestre in nessuna maniera. Bene, e questo è significativo di un passaggio, ma in questi giorni, grazie anche a CDP, stiamo lavorando su un progetto del tedesco che si chiama Gotthard, che ha una delle ditte più importanti al mondo di software e ricerca sulla medicina, che sta comprando, insomma, abbastanza avanti, insomma, stiamo facendo questo progetto al Lido, dove porta 600 persone, ricercatori, a lavorare all'interno di Lido di Venezia. E questo qua, cioè, non ha scelto perché ci sono le università di Venezia e di Padova. Fa un ragionamento completamente diverso, fa un ragionamento di area, di benessere dei suoi ricercatori all'interno di quell'area là, di queste opportunità che hanno i suoi ricercatori all'interno di questo, perché per lui è fondamentale andare a prendere i migliori che ci sono al mondo. Dice così, dice: io non ho bisogno di gente brava, io voglio i migliori che ci sono al mondo.
è chiaro che in questa logica l'approccio delle politiche che noi con pubblica amministrazione possiamo fare, si devono adeguare ai modelli che posso in qualche maniera mettere in atto se voglio diventare competitivo nell'economia delle conoscenze. Se allora l'area giusta è un'area metropolitana di questo tipo, è chiaro che ragionare con la città metropolitana di Venezia non è la stessa cosa. Città metropolitana di Venezia ha tutta la parte est e ovest che sono campagna o parte turistica, dunque è molto difficile chiamarla città metropolitana. Da questo punto di vista devo ragionare in maniera diversa, se ragiono in maniera più estesa all'interno della città, devo creare una governance. Chi è in grado di gestire dal punto di vista della pubblica amministrazione questo pezzo di Veneto? Questa è la domanda più importante che mi faccio, cioè rispetto a questo. Su tutti questi Albrabant, tutte queste esperienze che sono state fatte nelle regioni, hanno creato delle situazioni di governance ben chiare. Chi comanda, chi fa che cosa. Oggi la battaglia è tra me e Treviso se le persone vengono a abitare a Venezia o se i veneziani vanno a abitare a Treviso. Capite che non ci siamo, che la sfida non è questa cosa qua. Allora, da questo punto di vista, per chiudere col titolo, è un problema di equilibri che sono tipici della complessità, e la complessità è sostanzialmente genera complessità, dunque non c'è nessun dubbio su questa, e va gestita con delle organizzazioni, con delle comunità, con tutta una serie di persone, che sono in grado di tenere in mano questo tipo di realtà. Grazie. Allora, grazie al creativo del gruppo. E sì, il tema della complessità, io direi che complessità è anche la ricchezza, e per questo è importante che ci sia, come lei diceva, l'impegno anche di un'amministrazione che sappia adeguarsi a questo, comprendere, adeguarsi, trovare gli strumenti. Ora passiamo la parola al dottor Roberto Masiero, presidente del Comitato Scientifico Fondazione Culturale Francesco Fabbri, già professore IUAV di Venezia. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'opportunità che mi è data. Sono momenti per me importanti, sia perché ascolto e anche perché è l'occasione per trasmettere alcuni pensieri che della mia postazione posso provare a sperimentare con voi. Indubbiamente non posso che dire grazie a questo libro, perché c'è una mappa di una fase attuale nel quale ho l'impressione siamo un po' in mare aperto, con burrasche che passano di qua e di là, molto pericolose, come ben avvertiamo. In questo mare aperto dovremmo costruire, come dire, una mappa, appunto, per sapere dove stiamo andando o dove vorremmo andare. E il libro che io ho letto, l'ho molto apprezzato proprio perché mi ha dato questa mappa. E su questa mappa mi sono riconosciuto su quasi tutti i passaggi. Qual è il punto dalla mia postazione sulla quale voglio, come dire, non dire la mia, ma proporre una specie di radicalità in più a questa mappa? Su questa questione io credo, e questo appartiene ai miei ultimi lavori sul modo di produzione digitale, sono le ultime mie ricerche e pubblicazioni, io credo che siamo passati dal modo di produzione industriale
al modo di produzione digitale. E quando si passa da un modo di produzione ad un altro, cambia radicalmente tutto. Cioè ci sono delle cose che resistono, dei processi che permangono, ma la logica che controlla la trasformazione e i processi di valorizzazione impliciti è di altra natura. Allora forse bisognerebbe capire fino in fondo la differenza fra il modo di produzione industriale e il modo di produzione digitale. Facciamo due esempi prendendo dal titolo. I due esempi sono il territorio, uno, e la conoscenza, due. Che funzione aveva il territorio nel modo di produzione industriale? Beh, basta fare un po' di storia dell'industria e dei modi in cui l'industria ha strutturato il mondo per 200 anni, più di 200 anni, e vediamo che la logica del modo di produzione industriale era estrattiva, cioè io metto la fabbrica dove ho l'energia, metto la fabbrica dove ho, per esempio, forza lavoro da recuperare, metto la fabbrica dove ho le materie prime necessarie per il prodotto che sto facendo. Quindi il territorio era visto per estrarre valore e per estrarre un valore sostanzialmente materiale, perché anche l'energia è in qualche modo materia, come ci insegna la fisica contemporanea. È lo stesso modo in cui funziona il digitale? No. Il digitale non ha una logica immediatamente estrattiva, né si affida al territorio in quanto oggetto di estrazione e di produzione di materiale. Perché? Perché il modo di produzione industriale produce valori soprattutto attraverso l'immateriale e non attraverso il materiale. Provo a spiegarlo in maniera molto semplice. Se io sono venuto qui con una macchina e la macchina ha un suo valore economico, quella macchina ha un valore economico, se io faccio l'analisi di perché costa 30.000 euro, scopro che costa 30.000 euro perché c'è tot di materia prima, perché c'è tot di capitale fisso, perché e faccio la somma di cose materiali che determinano il valore finale. Alla fine posso aggiungere un valore, come dire, immateriale, se volete, il profitto, ma è marginale rispetto al costo del prodotto. Prendiamo in mano l'oggetto più tipico del modo di produzione digitale, che è questo. Questo qui, se io vado ad analizzare perché costa 800 euro, scopro che in realtà il costo della materia prima, il costo del lavoro è ridottissimo, non il 90% come per la mia macchina, ma è circa del 15%. E il resto che cos'è? È un valore immateriale, cioè è un valore debordante che possiamo descrivere con il numero di brevetti che stanno all'interno, ma quei brevetti sono filiere di conoscenza che si dilatano e si diffondono per l'intero pianeta. Le possiamo trovare dentro il mondo universitario, dove si fa ricerca, quei brevetti, le possiamo trovare dentro aziende che fanno la ricerca autonoma, le possiamo trovare anche in soggetti singoli che non sono né aziende né università, che però producono in qualche maniera quella che chiamiamo innovazione. Per esempio tutto il settore che chiamiamo delle start-up è questo. Allora il modo di produzione industriale determina i valori degli oggetti, dei prodotti, non sulla base della materia, ma sulla base della immaterialità. Quella immaterialità è composta da vari fattori. Il primo è la conoscenza. La conoscenza di per sé è immateriale. La seconda è il fatto che offre servizi. Cioè, di fatto, noi il passaggio fondamentale, secondo me, dal modo di produzione industriale al modo di produzione digitale è che il modo di produzione industriale era centrato nella produzione di prodotti che poi noi acquistiamo, vanno nel mercato, eccetera. Il modo di produzione digitale continua ad avere prodotti, non è che il modo di produzione digitale non produca le merci, le produce come, ma progressivamente sta trasformando le merci in servizi e la sua logica è quella del servizio.
E il servizio è un rapporto immateriale che io ho fra colui che offre il servizio e colui che usa il servizio. Vi faccio un esempio. Lavorando, cercando di capire il modo di produzione digitale, dialogo per esempio con un grande imprenditore del Nord-Est, che è Roberto Siagri, che aveva fondato la Eurotech. Mi chiama e mi dice: Roberto, vieni che voglio farti vedere una cosa. Vado nella sua azienda, mi mostra un parallelepipedo nero, grande 20x20x60, e dico: ma che cos'è questa cosa? Lui mi dice: sai, questo è il computer che al mondo ha la maggiore capacità di calcolo algoritmico rispetto alla dimensione, al peso e al consumo di energia. Allora io sorrido e gli dico: ma chi è che ti ha finanziato questa popò di roba? Perché questa costa. E lui mi dice: la Daimler. E io sorrido di nuovo e dico: Roberto, è chiaro, la Daimler, che vuol dire la Porsche, eccetera, 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 cioè l'automobile, vuole con questo, tu gli dai il prodotto che permette di produrre le macchine che si guidano da sole. Quindi la Daimler sta puntando per vendere le macchine che si guidano da sole. Lui mi guarda, sorride e mi dice: come al solito, non capisci nulla. E aveva ragione, perché dice: vedi, la Daimler, ma tutti loro, stanno andando verso l'eliminazione della vendita di automobili, perché produrranno automobili come servizi. Perché se dopodomani noi abbiamo la possibilità, invece di avere una macchina che sta nel garage, che ha bisogno di essere assicurata, eccetera, telefono con questo, vengono a prendermi qui giù e mi portano a Zuel, dove ho la mia casetta, io sarei felice, costa meno, non mi rompo le scatole, non guido io, posso bere un bicchiere di vino, perché se no non posso bere un bicchiere di vino. Quello è il servizio. Il servizio ha una redditività maggiore di quanto lo possa avere in quel settore la vendita degli automobili. Ma se questo non accade, oggi è già possibile dal punto di vista tecnologico, se questo non accade è per un motivo molto semplice, perché non abbiamo risolto questioni di diritto, questioni legali, perché dal punto di vista tecnologico questo sarebbe già possibile. Vedete, c'è in atto un fenomeno incredibile dal punto di vista architettonico. In Arabia Saudita si sta costruendo una grande città a forma di parallelepipedo, alto 500 metri, largo 250 metri, lungo 175 chilometri, che dal deserto va verso il mare. Nel mare prende l'acqua, la dessalina, la porta dentro e con quell'acqua alimenta 9 milioni di abitanti. Voi direte: ma questa è fantascienza. No, cari signori, è già in cantiere. Ed è già previsto che nel 1930, domani, questa cosa è già costruita. Questa cosa, perché non so come chiamarla, che è questo lungo parallelepipedo, è completamente coperta di vetro, di specchio, scusatemi, ho sbagliato. Questi specchi catturano l'energia solare, alimentano i 9 milioni di energia necessaria per i 9 milioni di abitanti e all'interno di questo città, luogo, chiamatelo come diavolo volete, non mi interessa, no? Non ci vanno le macchine. Stiamo entrando dentro una logica per cui quella cosa che più rappresenta il modo di produzione industriale, che è l'automobile, progressivamente scomparirà o diventerà un servizio, ma non avrà assolutamente quella base, non sarà assolutamente quella base dell'intero processo produttivo che ha mantenuto il sistema industriale. Quindi il paesaggio, scusatemi, il territorio non è più il luogo dell'estrazione della materia, e allora che cosa è diventato? Che cosa sta accadendo del territorio? Che diventa il luogo in cui si raccoglie, si elabora l'intelligenza e la creatività collettiva. È stato posto prima dal professor Corò il problema della intelligenza collettiva. Guardate che questo è un passaggio cruciale. Appena si è fatta la rivoluzione francese,
che è il momento nel quale si scatena il modo di produzione industriale, le sue logiche sono precedenti, ma diciamo viene legittimato con lo Stato moderno il modo di produzione industriale, la prima cosa che fa la Costituente, nel momento in cui la rivoluzione diventa Costituzione, fonda il diritto alla proprietà privata, alla proprietà privata. E l'intera logica è legata a questo diritto della proprietà privata. Ebbene, il digitale ci sta lentamente spostando verso valori che sono quelli non più del privato, ma del pubblico e del collettivo. Quindi si sta cambiando, per esempio, l'idea di bene comune. Il paesaggio o il territorio, che era visto semplicemente come il territorio come ciò che è mio, oppure dal quale estraggo ciò che compete a me e alla mia funzione, o il paesaggio che era diventato una semplice cartolina, diventa invece il luogo della gente che pensa e fa, che prima era marginale rispetto sia all'idea di territorio sia all'idea di paesaggio, perché il paesaggio veniva visto in chiave estetica e il territorio veniva visto in chiave funzionale. Ma in realtà sia il territorio che il paesaggio è fatto da chi lo vive, e chi lo vive non ha un'intelligenza, come dire, intesa nei modi tradizionali con cui diciamo quello è uno intelligente o colto. Perché, vedete, quello che cambia è l'idea stessa di cultura. Fino a un certo momento l'idea di cultura era ciò che si consuma nel tempo libero. Cioè io ho un po' di soldi, pochi tanti, ho tempo libero, quindi leggo il libro, vado a vedere la mostra, vado al cinema e mi acculturo. E si è cominciato in quel modo a pensare a una cultura alta e a una cultura bassa. Ora, quello che sta accadendo nei nostri territori è che non esiste più il problema cultura alta e cultura bassa. Saper fare bene un salame è un atto culturale, che prima invece era considerato un atto del tutto marginale, cioè un servizio che mi dà un buon salame. Non è più vero questo, perché il problema della cultura, ma anche il problema dei saperi nel digitale, non sono più, come dire, separati e specialistici, sono incrociati e determinano valori collettivi e identità collettiva. Vedete, il modo di produzione industriale, nel momento in cui arriva l'automobile, prende il calesse, cioè quella cosa che si usava prima per girare per le città o per le campagne, e dove lo mette? Nel museo. Oppure dove lo usa? Nel turismo, cioè nella marginalità. Nella marginalità. Perché io ho la macchina, ho l'automobile, ok? La visione industriale era di questo tipo. Vi faccio un esempio che a me piace molto, o perlomeno quando lo spiego ai miei studenti vedo che capiscono. Immaginate alcuni anni fa in Sardegna un giovane che voleva in qualche maniera fare imprenditoria e trova degli amici e gli dice: io vorrei fare una cosa che si faceva tanto tempo fa, il pastore. E uno gli dice: ma no, questa non è imprenditoria. E poi il pastore è un lavoro antico, no? Vai e costruisci invece, fai una start-up, lavora sul digitale. Lui si intestardisce e fa il pastore, solo che mette l'immagine delle sue pecore, potete andare in internet, tu puoi adottare una pecora, lo paghi annualmente perché hai adottato quella pecora e lui ti manda via Amazon i prodotti migliori nel momento migliore. Il modo di produzione digitale non ha il problema dell'innovazione intesa come innovazione tecnologica, ha il problema dei saperi diffusi. Perché ha il problema dei saperi diffusi? Scusatemi una cosa, chi di voi non ha in tasca un affare come questo? Credo pochissimi. Sapete quanti ce ne sono oggi al mondo di SIM, di quegli affarini che stanno qui dentro e che sono il nostro avatar? Sono 8 miliardi e 700 milioni. Cioè ci sono più SIM, quindi più cellulari, che umani. E perché ci sono? Perché ciò che ha fatto nascere questo
e questo lo dichiara chiaramente nell'autobiografia Steve Jobs, non è una ricerca di mercato. Steve Jobs scrive: io non ho mai fatto ricerca di mercato. E allora perché hai fatto questo oggetto qua? Perché so che la cosa fondamentale per gli umani è la comunicazione. E io offro la comunicazione, cioè la reciprocità fra gli umani, a un prezzo ridotto e, guarda caso, inglobando tutte le possibili funzioni. Perché con questo non è vero che telefono e basta. Guardo la partita, posso addirittura inventarmi delle funzioni. Perché lui non è più uno strumento, una tecnica finalizzata a qualcosa. È la possibilità di usare la tecnica come voglio e come posso. Chiaramente cambia il quadro nel quale mi muovo, perché cambia l'idea di cultura, che diventa quella cosa che vi ho detto prima: cambiano i saperi collettivi, cambia l'intelligenza collettiva e i territori diventano meta-territori. Cosa vuol dire questo? Che devono catturare i flussi non solo dell'intelligenza locale, ma quelli globali. Perché l'altro aspetto che sta a monte del discorso che sto facendo è quello che inevitabilmente, gli 8 miliardi e 700 milioni lo dimostrano, il digitale è globale. Cioè la globalizzazione, quella che abbiamo conosciuta e che adesso è in crisi, che è quella per cui alcune paesi hanno trasferito in altri paesi la produzione, quella è in crisi, ma la globalizzazione che è del digitale è tutto meno che in crisi, esattamente il contrario. E cosa sta cambiando? Guardate, questo ci fa capire un passaggio semplice, poi vado velocemente a chiudere. Cosa sta cambiando? Fino, se stavo dentro allo schema industriale, la logica generale era: tutti devono bere Coca-Cola, vi ricordate? Tutti possono e devono avere i jeans e così via. Perché? Perché il modo di produzione era standard, cioè produceva la riproduzione delle merci, è chiaro? E ciò che conveniva era la diffusione di più merci con più e così via e così via. Ebbene, quello che sta accadendo col sistema di produzione digitale, e l'esempio più eclatante è la stampante 3D, non è più vero che io produco standard, cioè io produco esattamente il contrario, posso produrre oggetti uno diverso dall'altro con lo stesso strumento di produzione che è la stampante 3D. A quel punto il mercato reagisce dicendo: io non vado più a trovare il prodotto standard, io voglio la differenza, voglio quella che noi si chiama l'eccellenza. E dove sta questa differenza? Nei territori. Cioè nelle persone che abitano i territori e i paesaggi. E allora il paesaggio è parte di questo nuovo modo di produzione di valori collettivi, non è semplicemente identità. E ciò che sta accadendo, che è la cosa per me più interessante, che come il digitale non distingue fra antichi lavori e nuovissimi lavori, perché lui è si adatta a tutto, no? Così accade anche per quanto riguarda, per esempio, i territori. Perché si dice: ma perché i territori devono essere se stessi, devono avere la propria storia e garantire le proprie tradizioni? Sì, ma anche no. Perché la possibilità di produrre differenza può passare sia attraverso le vocazioni, le tradizioni, la storia, ma anche attraverso l'invenzione di tradizioni. Perché ricordiamoci una cosa molto semplice, quella cosa alla quale ci aggrappiamo, che sono le tradizioni, in realtà sono invenzioni. Il caso più eclatante è il prosecco. Il prosecco è un'invenzione. Io sono così vecchio da ricordarmi quando venivo nelle trattorie a bere il prosecco, quello di una volta. Non ha niente a che vedere con quello che bevo adesso. E quell'invenzione è un cambiamento strutturale del paesaggio, del territorio e così via. E noi dobbiamo in qualche maniera, dentro alla mappa che avete costruito, tenere presente di questo, come dire, di questo in più, no? E chiuderei con... quanto tempo ho ancora? Finito? Meno 5. Vado via veloce. Guardate,
Alle spalle abbiamo un'esperienza, sia io che Federico, sullo studio sulle smart city, sugli esiti delle smart city. Le smart city hanno dato, l'Europa ha distribuito in giro per l'Europa, l'Unione Europea, finanziamenti per le smart city. In Italia siamo stati come al solito in ritardo. L'altro ieri, pochi giorni fa, l'Unione Europea ha fatto il primo bando sul gemello digitale territoriale. Questo è il segnale che noi dobbiamo seguire. Il gemello digitale territoriale vuol dire che quella mappa può essere in qualche maniera resa più proattiva, inglobando le logiche del digitale. E questo non ve lo sta dicendo il professor Masiero, lo sta dicendo finalmente l'Unione Europea, che mette lì finalmente un termine banale che vuol dire gemello digitale territoriale, che fino all'altro giorno, quando lo nominavo, tutti mi guardavano come se io fossi uno strano personaggio che viene da Marte. Ci sono 25 milioni ed è l'inizio di un processo molto più ampio. E tenete presente dell'ultima cosa, che al di là delle differenze sui quali vorrebbe la pena ragionare fra centro periferia, città e marginalità, eccetera, c'è un fenomeno a livello mondiale estremamente interessante, che è l'idea dei territori e della città di prossimità. Anche questa, per poterla applicare, la si sta applicando contemporaneamente a Parigi, ma anche fuori di Parigi, cioè nei quartieri periferici. Cos'è? È un'idea semplicissima che dobbiamo a un architetto che si chiama, anzi un urbanista, Carlos Moreno. Si tratta di considerare un territorio, una città, con i servizi che ha a disposizione, la parola servizi vuol dire poi il digitale, no? Con i servizi che ha, in modo tale che entro 15 minuti a piedi il cittadino possa avere tutti i servizi necessari. 15 minuti a piedi e io posso andare in chiesa, in biblioteca, negli uffici del comune ad acquistare un prodotto, e io che governo il territorio devo garantire questa abitabilità e civiltà. Questo lo posso fare solo se quel territorio è analizzato da un gemello digitale territoriale utilizzando l'intelligenza artificiale che mi permette le interazioni. Vi ringrazio. Allora, grazie al dottor Margero per tutti gli spunti interessanti che ci ha dato, in particolare l'aver sottolineato l'importanza strategica della cultura, il tema del paesaggio come luogo dei valori collettivi, e bellissimo questo discorso conclusivo dei territori di prossimità, che credo siano lo sviluppo assolutamente del futuro. E ringraziandola passo la parola a Federico Dalla Puppa, responsabile dell'area analisi e strategie Smart Land, col quale voglio dire ho avuto una collaborazione che va proprio in questa direzione, cioè quella di mettersi in rete e parlare con la mente del territorio, non della singola città, della singola realtà. Quando abbiamo partecipato al bando Capitale Cultura, è stato un bando pensato per un territorio, e quando abbiamo partecipato al bando Città della Cultura Veneta 2023, che ha messo insieme una rete territoriale, e probabilmente forse Federico è proprio per questo che l'abbiamo vinto, no? A te la parola. Grazie Antonella e buongiorno a tutti. Sì, è stata una bellissima vittoria, perché è stata una vittoria di territorio. E tu prima dicevi la ricchezza, no, dei territori. Io mi prendo un po' provo a fare un po' l'antipatico, scusatemi, ma nel senso che mi è stato anche un po' chiesto, ma nell'attività che faccio, nell'attività che svolgo, non è solo quella di aiutare i territori a costruire progetti di sviluppo, progetti anche di sviluppo socio-economico, eccetera, ma è la prima attività è quella di analizzare i numeri e i dati, perché la vera ricchezza oggi che abbiamo, nel discorso che poi ha fatto Roberto Masiero,
era sottintesa, dietro il digitale ci sono i dati e la vera ricchezza nostra è quella dei dati che abbiamo a disposizione e di come li possiamo leggere e interpretarli. Peraltro un tempo si diceva, no? Noi economisti abbiamo studiato sui libri di Adam Smith la ricchezza delle nazioni, cioè la parola ricchezza torna sempre, no? E adesso si parla della ricchezza dei territori e ogni territorio pensa di essere il più ricco di tutti e di avere le cose migliori degli altri, quando invece diciamo forse più un lavoro a rete può essere interessante in questo senso. Ma volevo farla tra virgolette l'antipatico, perché a me della ricchezza non può fregare di meno, cioè nel lavoro che faccio io analizzo le debolezze. Perché se non si è oggettivi e non si analizzano gli elementi di debolezza, allora diciamo stiamo un po' qua a raccontarcela. E di fronte al tema Vittorio Veneto, però anche come parte di un territorio, di un'intesa programmatica d'area di 30 comuni, eccetera, forse è utile fare un esercizio di oggettività. E in questo senso la prima oggettività è la crisi demografica alla quale siamo posti di fronte tutti, e qui riprendo una, che cosa vuol dire crisi poi alla fine, no? A me piace tanto questa parola, no? Generalmente non piace, la parola crisi è una parola brutta, invece è una parola bellissima perché deriva dal greco krino, che vuol dire separo e decido, cioè dentro i meccanismi della crisi io devo trovare, essere capace di leggere il fenomeno della crisi e capire quali sono gli elementi da analizzare effettivamente critici e quelli che posso, separandoli, capire come usarli come fattori che possono da elementi di debolezza diventare punti di forza. Allora vi dico, questo territorio negli ultimi 10 anni ha perso il 3,1% della popolazione e Vittorio Veneto il 4,9%, quindi voglio dire c'è un elemento critico in più da questo punto di vista, ma se poi vado a vedere quali sono gli elementi effettivamente critici sui quali lavorare, è che se noi analizziamo la crisi demografica come ci viene raccontata normalmente adesso, è la crisi dello spopolamento, i territori si stanno spopolando, no? Ma non solo i territori questi, con delle diversità, perché si sta spopolando più la parte pedemontana che quella più vicina alla pianura e alle reti, con degli effetti molto positivi che stanno avendo le reti infrastrutturali, in particolare ovviamente anche la nuova pedemontana. Ma ad esempio Danilo lavora a Venezia, cioè le città, ci stiamo spopolando tutti. La crisi demografica è una crisi generalizzata, ma noi dobbiamo entrare nel dettaglio di questa crisi, altrimenti non capiamo i fenomeni, perché dentro la dinamica dello spopolamento ci sono due elementi. Uno è la cosiddetta nati mortalità, cioè quante persone nascono e quante persone muoiono, e l'altro elemento è quante persone vanno via da questo territorio e quante persone arrivano in questo territorio. E noi non abbiamo mai, e sui giornali non leggiamo mai questa cosa, ed è un errore fondamentale, separato questi due elementi. Perché da un lato, sulla nati mortalità, i problemi ovviamente sono legati al fatto se ci sono nuove famiglie, se le nuove famiglie fanno figli, eccetera. Io, insomma, il mio piccolo contributo all'Istat l'ho dato, ho fatto 3 figli, per cui, cioè più che altro di mia moglie, però, insomma. Ma da un altro lato, abbiamo il tema della vera capacità di un territorio di essere attrattivo, cioè quello di essere capace di attirare popolazione, soprattutto in alcune fasce d'età. Quella è la vera ricchezza sulla quale noi possiamo giocare, ovviamente costruendo determinate politiche. Allora io vi dico che questo territorio qui è un territorio che sta perdendo popolazione, ma soprattutto che ha un rapporto tra nati e morti dove per ogni nato ci sono 2 persone che muoiono. Ora, come posso fermare questo meccanismo? Chiaramente con gli strumenti che ho a disposizione è difficile, no?
è un dato di fatto sul quale noi dobbiamo ragionare in termini di servizi che dobbiamo dare alla popolazione che diventa sempre più anziana. Noi mediamente abbiamo una popolazione in questo territorio dei 30 comuni dell'area dove l'età media è intorno ai 42 anni, Vittorio Veneto è 48 anni, quindi anche questo è un elemento, 6 anni non sono pochi, è un elemento sul quale riflettere. E poi c'è un altro elemento invece, porto dall'altra parte, anche perché i minuti sono pochi, i numeri saranno tanti da raccontare. Dal punto di vista invece dell'immigrazione e dell'emigrazione, è interessante anche qui spacchettare il fenomeno, separare per decidere in qualche modo, non separare e decidere, ma separare per decidere. No? Allora, non c'è solo chi va via perché emigra all'estero o il giovane che va a abitare a Milano, eccetera, no? O nell'Emilia Romagna dell'innovazione. C'è anche chi si sposta per andare a abitare nei comuni vicini. E dentro il fenomeno dell'emigrazione dobbiamo essere capaci di leggere che ci sono territori, anche in quest'area qui, che sono capaci di attirare popolazione e territori che la perdono. E purtroppo, devo dirlo perché i numeri sono chiari, oggettivi, Vittorio Veneto nell'ambito anche di questi comuni sta perdendo popolazione. Cioè perde anche popolazione dal punto di vista dell'attrattività del luogo. C'è un altro elemento, l'immigrazione, che non è solo l'immigrazione straniera, è l'immigrazione anche di chi abitava da qualche altra parte e viene qui perché trova delle condizioni. Ora ci sono dei piccoli numeri che secondo me sarebbe interessante analizzare e sono piccoli qui come sono piccoli a Venezia, sono piccoli a Mestre, però sono fenomeni sui quali se si costruiscono politiche, lì sì che si può intervenire, politiche adatte a supportare la residenzialità attiva, allora a quel punto le diciamo dinamiche non solo si invertono ma crescono, si moltiplicano in questo senso. Noi questo territorio qui è capace di avere una crescita sulla parte tra differenza tra persone che vengono ad abitare qui e persone che vanno via, cioè immigrazione e emigrazione, una capacità di attirare diciamo la fascia d'età che va dai 15 ai 25 anni. È la fascia di popolazione che sta crescendo qui, forse anche perché si sposta, si sposta nel tempo, eccetera, ma se mettiamo insieme gli ultimi 10 anni c'è una crescita. Poi c'è una crescita di anziani, dov'è che va? Quali sono quelli che vanno via realmente, che poi mi determina le dinamiche che non sono negative complessivamente, perché il saldo emigrazione-immigrazione è positivo. Quindi se io guardo complessivamente questo saldo, dico ma questo territorio al netto di quelli che nascono e muoiono è capace di attirare soggetti, ma quali? Di che fascia d'età? Se perdiamo la fascia fra i 30 e i 50 anni, lì perdiamo invece proprio la fascia più importante. Allora, il tema è come si sta muovendo questo territorio dal punto di vista dell'attrattività, ovviamente, dell'innovazione, ma dei posti di lavoro, eccetera. Questo è un territorio che negli ultimi anni ha avuto delle grandi crescite dal punto di vista anche dello sviluppo imprenditoriale, con delle percentuali significative, adesso non ve le racconto perché insomma sono numeri che sono anche, dopo diventa noioso sentire più 8%, eccetera. Ma abbiamo degli ambiti che stanno crescendo del 60, dell'80, del 200%. E quali sono questi ambiti? Servizi alla persona, servizi alle imprese, agricoltura, cioè da un lato no, cioè, l'elemento forse più tipico di questo territorio, dall'altro lato poi vado a vedere sono le industrie della manifattura. Le industrie della manifattura, poche certo, ma guardate che in termini di addetti sono anche molto significative. Dove crescono? Nei territori che ovviamente hanno più capacità di sviluppare anche recuperi o comunque sviluppo territoriale, dal punto di vista magari dei piani regolatori che hanno previsto alcune possibilità di insediamento e di espansione, vicino alle reti infrastrutturali, perché ovviamente oggi se non siamo vicino alle reti infrastrutturali non siamo competitivi. Allora, la questione non è tanto oggi, a mio avviso, poi
specificare esattamente il numero, ma è capire che viviamo dentro un'economia dei flussi. E ciò che si evidenzia, anche da quanto emerge poi dal libro, che racconta non solo, cioè mette in luce non solo gli elementi italiani, ma soprattutto ci fa vedere che cosa potrà essere domani, perché l'America, cioè gli Stati Uniti, ci anticipano sempre in questo senso. E ciò che è successo, guardate cosa è successo ai loro centri commerciali nel passato e cosa è successo ai nostri centri commerciali adesso, no? Cioè noi, se studiamo un po' loro, forse possiamo prevenire qualche crisi in questo senso e capire forse, no, come superare qualche problema. Però mi interessava mettere a fuoco, rispetto a questi numeri, che sono numeri che da un lato sono fortemente negativi. Territorio che perde popolazione è un territorio che perde capacità. Da un altro lato però sono anche positivi. Un territorio sul quale imprese vengono, si insediano, investono e crescono in numero di addetti è un territorio che presenta dei fattori di competitività. Allora, come giocare questa competitività? Ecco, io credo che sul tema del discorso delle periferie competitive, no? Il tema forse è proprio domandarci che cosa vuol dire periferia, forse, cioè se ci sentiamo periferici oppure no. Ma soprattutto questo concetto di periferia oggi è un concetto che è un'evoluzione. Se pensiamo all'università tantissimi anni fa, 50 anni fa, si studiava il rapporto città-campagna, no? Cioè il rapporto era quello. Oggi è impossibile, perché in realtà oggi si parla di centri, di periferie, ma nell'urbanizzazione diffusa del capitalismo molecolare del Veneto, in realtà tutto il Veneto è centro e tutto il Veneto è periferia al tempo stesso, in qualche modo, no? Non solo i territori, ma le città stesse. Abbiamo una periferizzazione di luoghi che potrebbero essere considerati centrali e invece poi rischiano di essere periferici, o luoghi che potrebbero sembrare periferici che diventano centrali, come raccontava per esempio Danilo prima. Allora, il tema, a mio avviso, è ragionare in termini di flussi e di connessioni territoriali. Perché se vogliamo pensare, e vado a chiudere, il tema di Vittorio Veneto, perché oggi stiamo parlando sostanzialmente di Vittorio Veneto, all'interno di questa dinamica, non può essere quello di pensare che Vittorio Veneto, mi scusi il sindaco, non c'è più, però insomma, Vittorio Veneto è centrale. In realtà non è così. Noi dobbiamo essere molto più oggettivi nelle nostre analisi, non solo guardare a quello che siamo stati, la nostra storia, il nostro passato, bla bla bla, eccetera. Ognuno c'ha la... ce le ha, qualsiasi territorio, no? Dicevo in apertura. Ma oggi dobbiamo guardare che lo sviluppo, come lo dobbiamo pensare da oggi per il futuro, dei territori, è uno sviluppo che deve essere pensato integrato. E non possiamo ragionare in termini di sviluppo come ragionavamo con le categorie del modo di produzione industriale del passato, che Roberto Masiero aveva raccontato così bene, dove l'urbanistica era il motore dello sviluppo del territorio, quell'urbanistica che io chiamo l'urbanistica del retino, dove si decideva che quell'area era una certa cosa, quell'area era un'altra, eccetera. Oggi è tutto più mescolato, tutto molto più misto. E quindi anche oggi ragionare in termini di nuovo piano regolatore, nuovi piani, se non abbiamo prima un ragionamento su dove vogliamo andare, che pianificazione strategica ci diamo, dal punto di vista di chi vogliamo essere domani, non possiamo fare le scelte e dire ma allora qui facciamo questo progetto di rigenerazione urbana oppure quell'altro. Perché mettere a posto una fabbrica vecchia inutilizzata che è 30 anni che è lì chiusa, in Veneto abbiamo 9200 capannoni inutilizzati, 9200 capannoni inutilizzati su 500 comuni. Quella roba lì cosa ci facciamo? In alcuni casi niente. Sarebbe meglio demolire e ritornare magari a piantare radicchio o altre cose. Cioè, la questione è che dobbiamo chiederci prima che cosa vogliamo essere noi fra 20 anni, fra 30 anni.
E questa domanda purtroppo non ce la facciamo, ma in un territorio come questo, e chiudo, la domanda non può farsela un comune solo. La domanda non è Vittorio Veneto cosa vorrà essere domani, è Vittorio Veneto nel suo sistema territoriale, che ruolo vuole avere a supporto dello sviluppo complessivo che deve essere uno sviluppo collettivo. Grazie. Ecco, grazie, grazie Federico dell'analisi che hai fatto, significativa molto, sulla quale è opportuno decisamente riflettere coi piedi per terra. Ma io darei la parola per una conclusione al professor Corò e poi passeremo al secondo passo. Insomma, conclusione complicato dopo, diciamo, queste numerose, insomma, sollecitazioni, anche perché, insomma, bisogna, come dire, non abusare della pazienza di quanti sono stati per 2 ore e mezza qua ad ascoltarci in silenzio e con attenzione. No, poi tra l'altro abbiamo anche un altro panel, diciamo, che secondo me è anche, se posso dire, senza nulla togliere, particolarmente interessante anche nel raccogliere ulteriori indicazioni. No, io direi, mai come forse in questa occasione, possiamo dire che un libro, un testo e anche un pretesto per discutere ovviamente di tante questioni. Se poi queste riguardano, diciamo, il futuro di un territorio, questo mi pare bene, insomma, i temi importanti del futuro dello sviluppo del territorio. No, solo una considerazione sul fatto se ci deve interessare o meno della ricchezza. Io credo che ci deve interessare, il problema è quale ricchezza, no? Allora, fatto bene Federico a sollevare un fantasma, o meglio farlo qua materializzare anche nell'aula, che è quello demografico, no? Che ci fa capire in realtà come c'è una ricchezza importante, che è il capitale umano, no? E questo, voglio dire, e questa è la ricchezza fondamentale che un territorio ha. È, come dire, quel capitale di conoscenze, di competenze, di volontà, di imprenditorialità che c'è in un territorio, che insieme al capitale certamente anche produttivo, fatto di strutture, di attrezzature, di infrastrutture, e insieme, attenzione, anche il capitale naturale, il capitale sociale, il capitale culturale, sono, come dire, quelle ricchezze che devono essere tutelate, valorizzate, perché no, anche sviluppate. Credo che oggi gli amministratori e tra l'altro gli amministratori, se vogliamo una classe dirigente di un territorio, che non si riduce poi solo, diciamo, ai luoghi, no, delle amministrazioni pubbliche, in realtà va misurato su questo, sulla capacità che ha di tutelare e sviluppare queste ricchezze. Se, diciamo, anche per carità, la discussione su un libro, ma comunque la discussione che stiamo facendo ci porta in questa direzione, credo che abbiamo tutti fatti un passo avanti per fare di un territorio come questo davvero un territorio in grado di competere non contro altri, ma accrescendo innovazione e valore anche a beneficio di altri, perché competere è anche un modo attraverso il quale si coopera, non solo, diciamo, si contrasta gli altri. E credo che in questo abbiamo fatto un buon esercizio. Grazie.